L'ospite, l'ho sentita. Ciao. Michelle. Aspetta che senti, rientro? No, tutto a posto. Ok. Ciao, benvenuta Michelle. Come stai? Beh, ce l'abbiamo fatta, Michelle. Ce l'abbiamo fatta, anche con un ritardo discreto, oltre che nei mesi anche oggi, però sì. Non ti preoccupare. È importante che sia ancora prima o poi. Non ti preoccupare, guarda, te posso dire, dopo che Matteo, che avevamo organizzato una live, non mi ha più risposto e mentre dormiva mi ha inviato un post di vita da spogliatoio. Spiega? Allora, praticamente doveva venire live, a un certo punto non mi ha più risposto, no? Perché si era persi i messaggi, insomma. E poi un giorno, tipo alle 4 di mattina, mi arriva un messaggio di cronache di spogliatoio, dove mi diceva che tipo Gasperini aveva mandato qualcosa, che io gli ho scritto: ma che è sta roba? Ma perché? E lui mi ha detto che probabilmente dormiva, quindi ecco. Ah, 1000%, perché lui si addormenta col telefono acceso, perché lui è quel tipo di persona che mentre scrolla cade finché non si addormenta, e quindi sicuramente è. Oppure alle volte non è che è sonnambulo, però si sveglia ma non è sveglio. Io una volta l'ho visto che si era svegliato, perché stava in una posizione tutta strana col collo all'indietro, gli faccio: svegliati, mettiti normale. Allora lui si sveglia, di scatto prende il telefono, entra in un'applicazione tipo dei libri, cioè quelle applicazioni in cui scrivi i libri che hai letto, quanto ti sono piaciuti. Cioè lui non ha mai letto mezzo libro, quindi non so nemmeno perché ce l'abbia quell'applicazione. Si è messo a scrollare, a cliccare su due cose, ha chiuso, e il giorno dopo mi ha detto che pensava fosse tipo la sveglia. Quindi lui dormiva, allucinazioni, non so che c'aveva. Quindi, grande, appena scritto sentito un sonno particolare, cosa volete? E c'ha ragione, c'ha un sonno particolare. Sì, molto particolare, molto. Grazie al donatore anonimo che regala la sappa proprio a Dread. Aspetta che levo gli alert. Levo il suono dell'alert, se no mi perdo. Comunque, io c'ho un dubbio per la tua personalità, Michelle, perché... Sì. Io ho questo ricordo, visto che c'è Matteo in chat, magari ce lo può confermare, perché Matteo è mediatore, però mi ha detto che tu eri un'altra cosa in realtà, in live. Allora, io negli ultimi 2 anni l'ho fatto 2 volte. Ok. E mi era uscita della stessa categoria 2 personalità differenti. Okay. E io mi ricordo che una delle due era mediatrice. Io ero andata a cercarlo perché l'ho fatto tipo a marzo insieme a Luca Mangaka. Ero andata a vedere e avevo fatto pure la foto. Ma questa foto è completamente sparita. Io mi ricordo che era una personalità che... Aspetta, io provo a riguardare, ma io mi ricordo che... Ma ti spiego perché, mi ricordo pure che parlando della sua, poi siamo andati a vedere, mi ha detto che tu avevi una personalità e la siamo andati a vedere, abbiamo letto delle cose, abbiamo parlato di insicurezza, di una roba sull'ansia, una cosa sull'ansia. E ha detto che era calzante, però non mi ricordo. Allora, eccola qua. Ecco, no, sì, mediatore, quando l'ho rifatto il 5 marzo. Ok, il 5... Però, sì, la volta prima quando l'avevo fatto era sempre della categoria questa qua verde, dove sono tutti verdi, ed era un altro. Però poi l'ho rifatto, però effettivamente io in quest'anno di quarantena sono veramente cambiata così a così, quindi di fatto può essere che... Ci sta. Che sono cambiata. Adesso allora ci vediamo bene il mediatore tanto, però volevo chiederti... Diciamo appunto, questo anno di quarantena hai detto che ti ha cambiato, no? Ma credi che siano... Perché le persone che vengono qua poi mi dicono sempre la quarantena mi ha cambiato. La maggior parte delle persone però c'ha un'accezione negativa di questa cosa, no? Ok. Dice sempre no, perché magari non riesco più ad avere una socialità, più una cosa. Te invece pensi che la quarantena in realtà ti abbia migliorato qualcosa? Vedi qualcosa di positivo o è solamente una cosa negativa e basta? No, completamente tutto positivo in realtà. Davvero? Perché sì, perché allora ci sono stati 2 fattori in realtà nella mia vita che mi hanno cambiato molto. Uno, quando sono stata in ospedale tipo nel 2018, se non sbaglio, e quello è stato il primo click. E durante invece la quarantena, essendo che sono stata tantissimo da sola, e poi ho iniziato Twitch e tutto, e poi secondo me comunque, cioè non è che sono passati infiniti anni, però quando ho iniziato, ho 21 anni appena compiuti, ora ne ho 24 e così, quindi magari anche questo sicuramente ha fatto,
No, complimenti in positivo. Sono stata molto con me stessa. È stato un viaggio molto introspettivo con me stessa, brutto, che però poi mi ha fatto ritrovare come persona. Quindi in realtà è solo una cosa positiva per me. Ma in realtà, vedi, io pure ho questa visione, sai perché? Perché noi tendiamo sempre a scansare, no? Quando c'è una cosa dolorosa di se stessi, sta cosa. Invece, quando ti metti in gioco, ti cambia tutto. A me, per esempio, lo streaming mi ha cambiato in un altro verso. Ho sempre fatto animazione, teatro, in giro. Non ero abituato ad avere questo mondo web, questa interazione, un costruire delle relazioni in un certo modo, no? E invece il web mi ha proprio... Ancora mi devo fare le ossa perché non è che so proprio in gamba, ancora tanta roba non la so gestire, ti dico la verità. Beh, è anche normale, credo, nel senso ci vuole veramente tanto tempo comunque, quindi ha voglia. Sì, no, no, ma infatti, però piano piano ci stiamo lavorando. Grazie per i 100 bit, capo. Allora, noi adesso come facciamo? Ci vediamo, ci vediamo, ci leggiamo la descrizione del mediatore, però facciamo una cosa un po' diversa, nel senso non è che leggiamo solo la cosa passivamente, è così, non è così, ma io poi ti faccio delle domande pure, andiamo un po' a braccio. Dimmi se vuoi, dovresti vedere. Yep, ok. Chat, scusate se non vi leggo, ma se no mi perdo tutto. Allora... Mediatore, la personalità del mediatore sono idealiste convinte, sempre alla ricerca di un accenno di buono anche nelle persone e negli eventi peggiori, di modi per rendere le cose migliori. Ti ritrovi in questa cosa? Sì, mille per cento. Ma senti, ti faccio una domanda. Tu un po' di tempo fa facesti delle storie su Instagram dove dicesti, poi vi lamentate perché non collaboro con altre persone, perché fate... questo... Vedere un accenno di buono sempre negli altri persone, non voglio parlare del caso specifico, non è gossip, era solo per riallacciarmi. Questo vedere un accenno di buono in realtà ti porta delle difficoltà in alcuni casi, nel senso ci sono persone, io vedo del bene, no? Vedo Max, dico, ah, però dai, potrebbe avere qualcosa, ho visto sta cosa strana, però ti porta ad avere delle difficoltà nella tua vita, nel magari essere, tra virgolette, passami il termine, usata per un qualcosa, per un fine? Allora, nel senso che, cioè, io non è che penso che tutti sono buoni a prescindere, penso semplicemente che le persone non è che devono far cagare per forza. E Ok. penso che determinate azioni o cose che di base possono sembrare da pezzi di merda, in realtà magari sono semplicemente dovute a una modalità o a un'abitudine di, boh, comunicare in un determinato modo, che cazzo ne so. Quindi, in questo senso qua. Il fatto poi di venire usata non è tanto perché io continuo a vedere, ah ma no, ma è buono, ah ma no, ma è buono. In realtà forse sì, perché in realtà stavo per dire, io spero sempre, ad esempio questa cosa specifica che tu hai detto adesso, Sì. a me è capitato 2 volte, in un periodo breve che con de determinate persone, io pensavo e loro pure mi trasmettevano un'amicizia o comunque una conoscenza buona e tutto, poi in realtà ho scoperto che dietro me ne dicevano di ogni, Ah, no? E tu ok. dici, vabbè, un classicone, sni, perché quando vedi che l'altra persona fa di tutto per essere amica tua, non è che ti aspetti che poi in realtà dietro c'è la roba, no? Quindi io semplicemente il mio vedere il buono è prendere questa cosa, annotarmela, ricordarmela e poi vedere se in realtà c'è possibilità comunque di costruire qualcosa in questo senso qua. Quindi, Quindi, scusa, scusa. no, quindi dicevo, quindi sì, possibilmente vengo mezza usata, però lo so, tra virgolette, cioè Ok. so che co a cosa devo fare attenzione, quanta confidenza dare, insomma. Ma però diciamo che questo approccio è una cosa di cui mi parlava pure Matteo l'altra volta, no? Diciamo che ce l'avete molto entrambi, vivendo sta cosa pure del vivere il web in un certo modo. Ma appunto, vivendo il web, una domanda che ti faccio, vivendo il web e avendo un sacco di roba intorno, nel senso, si deve vivere molto di apparenze in questo mondo, no? Perché se tu vuoi andare avanti, devi vivere d'apparenza, devi avere un po' la faccia come il culo in molti casi. Non ti porta in difficoltà questo prendere tempo, perché diciamo che il mondo che abbiamo dei social in generale si basa molto sul contenuto veloce, sull'immagine, sul di primo acchito e poi di attaccare le persone.
come posso dire, attaccarle proprio psicologicamente, no? È un attacco continuo verso il prossimo. Questo essere ponderati non è una cosa che può essere limitante in alcuni casi? Ma sicuramente sì, cioè in realtà sì, soprattutto nell'ambiente molto specifico di Twitch e ancora più specifico di Twitch Italia, sicuramente sì, però più o meno non mi importa, nel senso che non userò mai l'approccio contrario, nel senso, è ovvio che magari anch'io ho le mie, che ne so, antipatie, poi a me veramente sul cazzo sono nessuno di base, mi sta, però è ovvio che magari anch'io ho le mie antipatie o le mie preferenze, no? Però io non andrò a cercare quella persona, poi ovviamente se mi ci ritrovo ci parlo tranquilla, eccetera, e quindi ovviamente perché lavoro e mille mille cose. Però non vado sicuramente a ricercare una persona, mi sta sul cazzo. Già, quello non avrebbe senso per me, perché io capisco la questione persona-personaggio e il nostro lavoro mischia moltissimo. Le due sfere personali e professionali sono alle volte molto mischiate, eccetera. Quindi sì, capisco anche che sotto un certo punto di vista è normale lavorare con gente che ti sta sulle palle e sentirlo un po' fastidioso addosso. Sì, mi limita, però ti dico veramente, non me ne frega niente, anche perché la maggior parte delle persone con cui lavoro sono persone che, almeno professionalmente, magari le stimo e quindi okay. mi ci trovo bene, no? Quindi, poi io non sono una persona molto giudiziosa, non è che per una minima cosa mi stia sul cazzo, cioè devi proprio farmi una roba personale, specifica, per far sì che dico no, quella persona mi sta sul cazzo, ne parlo male. Quindi è successo raramente, almeno che io sappia, quindi sono abbastanza tranquilla generalmente. Io invece su sta cosa sono totalmente diverso, perché a me c'ho parecchia gente in realtà che mi sta sul cazzo e... No, lo dico, io lo dico poi. È giustissimo, anzi voglio. Ti dico, però cioè, purtroppo che devo fare, non ci posso fare niente, però non giudico, nel senso, poi lavorativamente parlando mantengo le cose separate, nel senso pure se c'ho un distacco. Te volevo fare una domanda, però mi sono dimenticato, quindi andiamo avanti, mi riverrà. In realtà è interessante, sì. Ci avevo pensato, ma per di sta stupidaggine che me la gente che sta sul cavolo mi sono perso. Ah no, dicevo, è interessante questa cosa del non giudicare, dell'essere molto, molto aperta sotto questo punto di vista, ma rimanere molto territoriale, perché a te ti si vede poco in giro da altre parti. Visto, ci stanno quelli che stanno su tutti i canali, tu apri un canale e lo trovi, per farti capire, guarda, faccio un esempio, Rubino vai, sta dappertutto, lo trovi ovunque, no? Tu invece sei molto più, nonostante ci abbia questa cosa, sei molto più chiusa, cioè tu c'hai i tuoi amici con cui streami, le persone con cui collabori, però non sei una persona che gira molto, ed è interessante questa ambivalenza professionale pure, no? Sì, però lo faccio solo perché faccio molta fatica a io chiedere. E non sono molto espansiva sotto questo punto di vista qua, e poi penso che non c'è alcuna fretta, a dire il vero, cioè io non ho questa necessità di dover streamare ora con tutti, di farmi vedere per forza ovunque immediatamente, sia a livello tipo di crescita, perché ovviamente si sa che le collaborazioni su Twitch pian piano, cioè, ti fanno crescere, eccetera, ma proprio una roba, cioè proprio tempo al tempo, pian piano conosci le persone, e poi io faccio veramente fatica a mantenere, ma a parte che non è che se fai una collab deve essere poi per forza un rapporto che devi mantenere, no? No. Però non so, faccio proprio fatica anche solo a mantenere la cosa di, abbiamo fatto questa cosa insieme e quindi il nostro comunque rapporto è andato un pezzettino avanti, quindi non è una roba di o mi stai sul cazzo o così, una fatica mia, no? Quindi sì, non è neanche una cosa di non ti voglio conoscere, è solo un ho bisogno di tempo, ho la batteria sociale limitata e quindi faccio fatica, e poi voglio conoscere bene le persone, una volta che le conosco faccio fatica a conoscere a metà qualcuno, almeno voglio arrivare, non dico un'amicizia, migliori amici per sempre, però almeno a poterti parlare un pochettino, no? Quindi sì, perfetto. In realtà sai che c'è questa cosa, secondo me è molto apprezzabile, perché poi rende pure il rapporto in generale sia amicale che professionale più profondo, no? Perché non si basa così, cioè veramente pure quando vai a fare qualcosa non lo fai con quella oddio, lo devo fare, è una cosa più rilassante. Esatto. Io invece ho
la cosa opposta. Io sono molto esplosivo. Allora, io pure ho difficoltà a chiedere. Infatti, a una certa, pure quando ti ho scritto più volte, ho detto, porco, sento, ti giuro, mi sentivo a una certa un accollo. Perché dico, porca miseria, dico... Però, ma va detto che, ok, però non lo so, non so mai come muovermi, capito? Cioè, no, con me sono problematica io sotto questo punto di vista, e anzi, generalmente, dico sempre, sono una bimba, cioè, va benissimo che mi si venga chiesto mille volte, perché per me è proprio genuinamente una cosa che mi dimentico, che mi perdo, non mi ricordo i giorni, cioè, mo una cosa che devo fare a fine agosto mi sembra tra 40.000 mesi, invece è tra 2 settimane nemmeno, capito? Quindi... mi perdo completamente. Ma, allora, che ti perdi è vero, io ci credo, perché uno dei messaggi mi ha scritto 2 minuti che controllo l'agenda, sono passate tipo 48 ore. No, faccio cagare, ma perché poi dico, vabbè, cioè, adesso controllo, ciao, finita, addio, per sempre, sempre così. Mi odio, perché è una cosa che odio, non è una roba che dico, ah, sono smemorina, no, è una merda, cioè, 24.000 anni, sveglia Gesù Cristo, sei un adulto, fai le cose, però... Vabbè, ma non c'è una modalità, non hai provato a cambiare prospettiva verso il problema, nel senso... che ne so, tu di solito la prendi sempre, no, lo devo fare perché porca miseria sono cresciuta. Non hai provato pure a metterti ok, a farlo piano piano, a darti dei piccoli obiettivi per arrivarci, senza che, perché sennò arrivi a un certo punto che sennò poi diventa pure un fallimento per te, no? Come hai detto, autosabotaggio, che è una cosa pesante in realtà, no? Invece è una cosa che piano piano si può costruire, insomma, non è una cosa così terribile. Sì, allora, nel fatto di organizzazione mi sono scaricata proprio ieri o l'altro ieri Google Calendar, quindi sto iniziando ad annotarmi le cose, capito? È da qualche settimana che avevo tipo un'agenda sull'iPad, poi tutti mi dicevano, no, scarica Google Calendar, ho detto ok, è il mio momento per farlo e sta funzionando. Nel fatto di rispondere ai messaggi, quella è proprio una roba, è proprio un... sono quelle cazzate che tipo da fuori una persona che non ha questo blocco ti dice ma è una cazzata, cioè rispondi 2 secondi e rispondi, no? E per me non è una questione di mole di messaggi, cioè a un certo punto sì, però anche se fossero 2 al giorno, anzi diventerebbe la cosa al contrario, posso rispondere quando voglio e quindi non lo faccio mai, anche perché voglio rispondere bene. Pensandoci, non voglio dare una risposta così, cioè se devo dare un orario devo pensarci, se devo dare un giorno ci devo pensare, se devo darti un consiglio, che cazzo ne so, ci devo pensare, quindi poi alla fine succede che non rispondo mai e lascio lì e dopo un po' che succede? Merda, e dovevo rispondergli ieri, mo se gli rispondo adesso è strano, ok vabbè non... vediamo, magari gli rispondo tra un po' dicendogli merda scusami e quindi è un loop... un blocco, non riesco a superare. Che poi è un cane superare. Che si morde la coda, no? Perché per non essere superficiale poi agli altri puoi apparirlo, quando in realtà non lo è perché tu stai male per sta cosa. Cioè, penso che questa è una cosa devastante, penso che a me leverebbe l'energia in continuazione, cioè è una cosa proprio che ti fiacca energeticamente, immagino. Soprattutto in un lavoro dove il networking, il parlare, le cose così è fondamentale, no? Però su sta cosa dei messaggi ce l'ho pure io, eh. Allora, sul lavoro no. Però in generale, a me poi immagina, a me se mi arrivano messaggi, mi arrivano papiri così dove mi chiedono in un secondo di cambiargli la vita. Come se io ci avessi, ma io dico sempre da andata un professionista, ormai è un loop, io sono un disco rotto. Perché provo a immaginare, a me mi scrivono, senti mi è successo, ma pure roba morti, violenze, Madonna. Roba pesante pure, no? E quindi io tante volte sto in difficoltà. E quindi che mi è successo? Io c'ho proprio, mi viene il vomito. E quindi mi viene la nausea e non riesco più a rispondere a nessuno, rispondo solo per lavoro adesso, alle persone con cui lavoro, che devo fare una cosa professionalmente, che è una cosa che decido io, ma quando mi arrivano tutti quei messaggi, tutta questa energia che è, io vado in difficoltà, vado proprio in tilt, credo. Ma ci credo, cioè sembra un incubo, anche perché questa cosa che hai appena detto dei morti, le cose pesanti così, mi capita ad esempio di vederle a me nei direct, ovviamente con un millesimo della frequenza tua, e quindi io faccio il ragionamento di voglio rispondergli perché cazzo magari iniziano con grazie mille Michelle, che grazie a te in questo periodo ablate, io voglio rispondere bene, no? E proprio perché voglio rispondere bene che ho bisogno di prendermi il mio tempo, poi quel messaggio va avanti e scompare, e quindi anche lì
Cioè, non posso nemmeno immaginare il fatto di riceverti tutti questi papiri. Io ci impazzirei, anche perché appunto è una questione di... Cioè, non si possono aiutare tutti, solo che poi Esatto. succede che ti ritrovi sta cosa lì in quel momento che anche se ti dici non posso aiutare tutti, però questa cosa è qui ora, capito? Quindi sì, è una merda. Poi accade una cosa maledetta, che tu magari bypassi il messaggio a quel momento, dici poi rispondo, non rispondi più, e poi magari sta persona ti risponde a una storia. Rispondendoti alla storia ti riappare il messaggione su e tu dici porca miseria. Che merda. E non sai nemmeno come approcciateci, mo che gli dico? Che gli scrivo a sta persona? Cioè gli rispondo inerente alla storia o gli rispondo alla cosa su? Come gli faccio capire che però non volevo farle del male, non volevo insultarla? Guarda, è una cosa Sì. Io ho devastante. scelto la sincerità, da tipo qualche mese che ho pensato, perché non si può essere sinceri sempre? E ho riflettuto sopra, ho detto, se siamo cattivi nella nostra testa, è ovvio che non possiamo essere sinceri sempre, no? Perché se io non ti rispondo perché non c'ho voglia, a me non me ne frega del tuo problema, non c'ho voglia, non posso essere sincera di te, a me non me ne frega del tuo problema, non c'ho voglia, no? E quindi la cosa che ho fatto è stata, ok, perché alle volte che ne so, mi sento cattiva, per esempio, che ovviamente quella non è un esempio reale, però per dire. E ho cercato di ripulire la mia testa da o cattiverie o invidie, cose che naturalmente da essere umano possono capitare. Dico no, perché mi sento, che ne so, gelosa di questa cosa qua, gelosa di questa persona qua, basta, sono insicura. E quindi da lì mi è venuto più semplice essere sincera. Esempio, se mi è successo recentemente che Chiara Codomo ha chiesto di fare appunto questo giochino insieme, perché io stavo cercando qualcuno con cui giocare a Caped. Io non l'ho più risposto, solo che l'altro giorno ho detto: ok, Michelle, basta, ora rispondi a tutti i tuoi messaggi. Mi sono ritrovata questo messaggio di 2 settimane fa e ho detto: o continuo a non rispondere e aspetto che lei mi riscriverà e magari poraccio pensa che sono una stronza che l'ho ignorata apposta, oppure sarò sincera e basta. Infatti, io ho detto: senti, mi sono ritrovata adesso alle 2 del mattino a rispondere a tutti i messaggi. Io ho un problema con sta roba qua, non so che fare, mi dispiace da morire che non ti ho risposto. Boh. Quindi. In questo caso specifico, ancora di più sono sincera e basta. E perlomeno con me funziona. Poi magari dietro pensano che sono una stronza di merda e non me lo dicono, però mi sembra funzionare la sincerità. No, 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 ma io per esempio quando mi hai detto sta cosa dei messaggi, in realtà ci ho creduto subito, eh? Nel senso, perché sai che c'è, uno deve pure pensare una cosa, non c'è senso che tu dica sì, fighissimo, faccio, poi a un certo punto debotto, dici no, via, fuori, cioè ci deve essere una cosa, mi dici direttamente no, cioè ci stanno persone che non vogliono farlo e ti dicono guarda, non ho tempo, guarda, non Sì. riesco. Possiamo andare più avanti oppure vediamo, vediamo. E lì capisci subito, dici Sì. vabbè, vediamo. Quindi, però vabbè, calcolo abbiamo fatto una frase del test di 16 persone. Madonna, io sono una logorroica, ti tengo qua Ma per tutta la vita. meglio, Vai, meglio, io poi hai visto, io poi ti faccio domande, quindi però vabbè, andiamo avanti, vai. se no che perdiamo. Allora, sebbene possano essere percepiti come calmi, riservati o persino timidi, i mediatori hanno una fiamma e una passione interiori che possono davvero risplendere. Vabbè, comprendente il 4% della popolazione, purtroppo elevato rischio che il tipo di personalità del mediatore si senta incompreso. Tuttavia, quando scopre persone con mentalità simile con cui trascorrere il proprio tempo, l'armonia che prova sarà fonte di gioia e ispirazione. E un pochino ti risenti in questa cosa? Molto, ti Sì? giuro moltissimo. Io l'anno scorso ho conosciuto questi due miei amici, si chiamano Gian Piero e Ciccio Merrino, Ok. e siamo molto simili sotto questi punti di vista. Entrambi sono molto sensibili, sono molto un po' hippie, no? Nei sentimenti, nelle emozioni, le capiscono e le accettano a prescindere, anche se magari sembrano non avere un senso, no? E quindi io mi sono innamorata perdutamente di loro dal giorno zero e siamo letteralmente inseparabili da quel giorno. E quindi sì, a voi, soprattutto la frase finale, quando incontrano persone come loro, sì, mille per cento, veramente. Ma quindi c'hai Quindi sta cosa del sentirti incompresa all'interno del mondo? sì. Più che, allora, non è più un'incomprensione, è che mi sento incompresa, la cosa è che più che altro mi chiedo molto spesso il perché, ma anche su cazzate, Ok. vi chiedo sempre: ma perché? Ma perché? Cioè, come fa questa a essere una cosa che le persone
che tante persone fanno, che una maggioranza di persone fanno, no? Poi, soprattutto nel nostro mondo, comunque quello in generale dell'intrattenimento, eccetera, ci sono tantissimi meccanismi sociali che io proprio non è che non riesco a capire, li capisco, capisco perché ci sono, ma non riesco a capire perché così tanta gente li accetta o addirittura li apprezza e queste robe qua. Quindi non è più un nessuno mi capisce quanto un non vi capisco, proprio è che poi non è vero, non è che non vi capisco, ma non condivido, non riesco proprio a condividere, non capisco come fa a piacervi questa roba qua, semplicemente. Guarda, il trend, per farti capire, no? Perché adesso sta andando tanto il trend del tutti che vanno al Samsara a fare le live, quello che rimorchia, quello che fa i limoni? Perché praticamente ci sono una serie di meccanismi che entrano in campo. Uno è quella persona sta facendo quello che io non riesco a fare. Quindi c'è questa cosa, quindi questa persona viene idolatrata per un qualcosa, un'esemplificazione di qualcosa, no? È tutto molto semplice, vedi quanto è semplice? Se vedi me io ti faccio vedere come si fa, quindi io può darsi che per emulazione possa imparare, oppure mi immedesimo totalmente in quella persona, cioè quello lì è il mio avatar, è come se io stessi giocando, ma stessa cosa, adesso perché vademo da questo, ma ne potremmo parlare tanta roba. Il problema è proprio questo, perché pure tanti guru, io ultimamente ho fatto un video contro un coglione, non la persona, proprio il concetto, che ha detto, praticamente parlava di depressione, diceva che la depressione è un'illusione e ha detto che i depressi sono dei vampiri energetici, quindi ho fatto un po' il maestrino, sono stato pure un po' spocchioso, però ho deciso, cioè lì è una cosa troppo grave quella che è stata detta, e quindi che cosa succede? Succede che questa cosa esemplifica, no? Perché se tu ci pensi, una persona che trova una persona depressa di fronte a lui dice: oh, adesso stiamo banalizzando, ma oh, è molto vedi che roba, però vedi, se io lo elimino, ho eliminato il problema, non devo fare un lavoro né su me stesso né su quella persona, quindi io sono tranquillo, posso vedere la mia cosa. Quindi c'è un'esemplificazione dei concetti, una difficoltà nel porsi con noi stessi, come sti guru del sesso, no? Allora, vieni, fai il mio corso, paga 800.000 euro e ti faccio vedere come si danno, come si mette la lingua in bocca a una poi questa Santo cosa. Santo Dio! Capisci? Tutta sta roba così. Quindi, questo è quanto. Quindi è un'esemplificazione. Ecco, io pure ho difficoltà. Infatti, so che per Twitch io non vado bene. Che io sia bravo o che sia una pippa, il mio tipo di contenuto non va bene, perché gente vuole leggerezza. Io porto, capirai, porto il crime, porto la psicologia, mi metto lì, porto pure il trash, perché poi di che parolacce, parlo romano, quello aiuta, però è diverso, capito? C'ho una stoalone dietro, le persone che mi conosco all'inizio sono tutte un po'... Io invece sono un cazzaro, perché non è vero, se tu mi conoscessi, se mi senti parlare 5 minuti in Discord, dici questo è... Vabbè, noi ci siamo visti dal vivo, abbiamo parlato poco. Esatto, sì. Io ti ho conosciuto prima in un altro contesto, prima che in questo, quindi per me è stato il contrario. Esatto. Quindi sì. Sì, ma visto io sono tranquillo, sto lì da una parte, dico cose ogni tanto, ma sono agitato. Tutto normalissimo, tranquillissimo, ohia. Sì, ma io sto lì, ma parlo, dico. Non è che mi vedi là e faccio lo psicologo, capito che ti voglio dire? La gente ha sempre paura di sta cosa, che poi io nemmeno lo sono psicologo, perché non posso esserlo. Però, cioè, però tutti hanno paura che quando studi sta roba sei... Ma che me ne frega a me? Ma mi paghi e te le dici le cose? Però vabbè. Secondo me queste cose però la pensano solo le persone che magari da uno psicologo non ci sono mai stati, perché io ad esempio con la mia psicologa o comunque tutte le volte che mi sono trovata in una situazione del genere o anche con altri psicologi, quel che è sempre stata molto tranquilla, cioè dipende da come ti poni tu, no? È vero. Quindi è proprio una roba tranquilla. Io sono un po' così, quindi mi esce il cazzo e quello e l'altro. Con la mia psicologa, quelle volte in cui mi escono parolacce e robe, lei pure si mette e mi dice le parolacce, le cose. Cioè, anzi, non è per niente una roba Però sai, cioè, lì t'ha detto bene, perché dipende, le correnti di psicologia sono tante. Che ne so, per farti capire, c'è lo psicologo dinamico, lo psicanalista, lo psicologo psicoterapeuta. E quindi lì ci stanno certi approcci. Tu prova a immaginare che tu vai da una persona tutta impostata, che ti fa sedere sul lettino, che nemmeno ti guarda, che nel frattempo prende appunti come se tu
e dici, porca mia, ma che ho detto? Qualcosa di sbagliato? Porca mia, ho capito, quindi è, vabbè, è un po' particolare, però in realtà il ruolo dovrebbe essere quello, una persona che ti dà degli strumenti, sì, o dei punti di vista che poi tu devi utilizzare, no? È quella la cosa. Esatto. Però... No, ma infatti sì, infatti su questo punto di vista so di essere molto fortunata, ma anche perché tipo nel 2017-18 avevo provato a ricominciare ad andare dalla psicologa e mi ero trovata veramente malissimo, perché lei mi fa: "Bene, parla, raccontami". Io ero lì che parlavo, questa che non mi diceva niente con il suo foglio, con le cose da scrivere. Infatti non ci sono mai più tornata, ma perché io ho bisogno di quasi una mamma, che, cioè, che sta lì, che mi ascolta, che mi parla in maniera tranquilla, rilassata, no? Quindi sì, va voglia, però... Ma vedi, poi magari quella psicologa, magari tecnicamente è la più brava del mondo, però certo, praticamente per te non andava bene. Eppure questo, esatto, è uno dei limiti e delle difficoltà che c'ha la psicologia, capito? È molto... Sì. Vai. Allora... I mediatori sono guidati dai propri principi invece che dalla logica, l'entusiasmo o la praticità. Al momento di decidere come andare avanti, i mediatori cercheranno onore, bellezza, morale e virtù. Vabbè, hanno usato sti termini così, però... Sì, molto... Sono guidati dalla purezza del loro intento, non da premi e punizioni. Quindi io prenderei più questa cosa della purezza dell'intento, non da premi e punizioni. Però sono molto più interessata a questa cosa. Ti senti... Allora... Partiamo dal presupposto, diciamo pure la chat, il test delle 16 personalità, poi questo qui, 16 personalità, l'MBTI, sono test autoriferiti, quindi è la percezione pure che ci abbiamo di noi nel mondo, quindi non va preso come la realtà, non è la realtà, perché è un test sempre autoriferito. È interessante, ma non è che uno è così, quindi è importante questa cosa. Però quello che ti chiedo è: ti senti più guidata dai principi che dalla logica, l'entusiasmo o la praticità? Penso di sì. Allora, io perché sto provando a rivedere delle cose che ho fatto per capire se effettivamente entrano in questa descrizione qua. Penso generalmente sì, nel senso che io ho due regole. Uno, non me ne frega un cazzo veramente di niente. Cioè, non, se c'è la cosa tipo, che ne so, andiamo in quel posto incredibile ma dobbiamo lasciare da parte uno dei nostri amici, o però se vai lì c'è Dua Lipa che ci lecca il buco nel culo, cioè non mi importa, io voglio che siamo tutti felici, ma non perché voglio che siamo tutti felici, ma perché non mi importa, cioè non so, mi sento poi una merda, non so come dire, non ne vale la pena. Uno che fa così, c'è chi lo fa, però si è un po' stronzi, diciamo, nel senso... Porca miseria, vabbè che c'è Dua Lipa, però quella è una persona che sta nella mia quotidianità, una persona con cui ci siamo scambiati della roba profonda, mi sembra un po' un'esagerazione. Esatto, okay. Esatto. E magari una cosa che mi viene in mente un pochettino di più è il fatto, ad esempio, quando ogni tanto viene qua Luca, mangaka, potremmo pushare e tryhardare come merde, per metterci lì, pensare a 400.000 contenuti, fare mega live, mega roba eccetera, però magari lui arriva, porino è stanco, lui mi dice no, io lo so che tu vuoi fare almeno 4 ore di live tutte le volte, no, veramente, guarda che ci sono così, però anche lì, sì, il premio sarebbe fare una bella live con un bel contenuto e tutto, però la cosa sarebbe sì, ma poi Luca è stanco, è stressato, si è fatto le robe, no. Facciamo una roba più chill, che siamo più tranquilli, ci divertiamo, facciamo di meno, ma stiamo un pochettino più insieme. Quindi stavo pensando un po' a questi esempi nella mia testa per capire se rientrassi in questa descrizione. Penso generalmente sì. Ma ti dico, anni fa ero un pezzo di merda, litigioso, ero proprio completamente il contrario. Davvero? Ero molto... Davvero eri così? Sì, sì. Da che derivava? Da rabbia? Da che deriva? Avevo 16 anni circa, facevo cagare. E come mai? Cioè, da che derivava? Dalla rabbia per qualcosa? Non riuscivi a trovare il tuo posto? Ok. Rabbia. Okay. Ero proprio arrabbiata, frustrata, ma cose che non capivo quando mi stavano accadendo. E poi appunto crescendo, anche appunto andando dalla psicologa e tutto, lei spesso mi dice: "Ah, questa roba qui non è normale, cioè tu te ne rendi conto". Okay. E allora io adesso ci rifletto sopra e dico... No, effettivamente no, però quando ero piccola pensavo solo di essere arrabbiata, invece ero proprio frustrata. Vabbè, però dai, ci sta, Hai detto 16 anni, 16 anni dai, periodo adolescenziale, uno cerca un po'. Ma sai, adesso che hai nominato Luca, ti voglio fare una domanda, perché io l'ho conosciuto dal vivo al Cerbero Party, non l'avevo mai visto, l'ho conosciuto.
Mi ha detto una cosa interessante, voglio chiederti se pure tu la vivi. Io adesso ti dico Luca, ma fai finta che sto parlando di Michelle. Mi ha detto, okay, dice, io una cosa che Mangaka ha salvato tantissimo Luca, perché Luca quando sta in mezzo alla gente ha delle difficoltà, non riesce magari a gestire le persone. Quando qualcuno mi viene addosso, mi chiede la foto, Luca sta in difficoltà, però Mangaka mi ha aiutato tanto. Cioè, non ha detto che sono due persone diverse, però che questa maschera Mangaka, che in realtà è un concetto molto interessante che andrebbe approfondito, però te la rigiro questa cosa. C'è una parte, una sorta di Michelle 1, Michelle 2 che si sta costruendo e che ti ha aiutato pure in questa, come dicevi prima, magari pure ansia sociale, in questo nel gestire il mondo con le altre persone. Cioè, c'è questa cosa? Secondo me sì, però ad esempio per me è più una cosa in generale socialmente sono insicura, o forse lo ero, ancora non lo so perché non ho abbastanza vita sociale di quel tipo per studiarmi e capirmi. Però io mi ricordo che ad esempio l'anno scorso, quando ho ricominciato ad uscire, provare a parlare con persone, essendo probabilmente dislessica, alle volte faccio fatica a parlare, mi impappino, perdo le parole, perdo i discorsi, le cose, e mi sento una stupida, perché a scuola mi davano della stupida per questo motivo qua, a leggere in classe, tutte queste robe, no? Quindi mi sento proprio scema, che non riesco a parlare, che non riesco a esprimermi così, e quindi poi mi imbarazzo, divento rossa come un peperone e non parlo più. Forse questa questione di Luca, Mangaka, eccetera, io su di me la rivedo più come un, almeno qua a Milano, quando esci, che spesso incontri gente del web o che sa chi sei nel web, indipendente da quanto la tua figura sul web sia grande o piccola, in un qualche modo magari hanno una stima verso di te o qualcosa, quindi non è tanto un mettermi con la maschera, ma il sapere, data la mia insicurezza, sapere che quella persona in realtà ha già una buona considerazione di me in un qualche modo, no? Cioè già mi vede, non parte con non la conosco per niente, parte la conosco e mi piace, oppure la conosco e potrebbe piacermi, no? E quindi sono più rilassata più che altro sotto quel punto di vista là. E non ti capita mai il contrario? Sì. Cioè mi conosce ma potrei non piacergli? No, perché comunque mi conosci. Non lo so. Okay. E quindi nella mia testa tipo, boh, non lo so se... se mi conosci e boh non ti piaccio, nella mia testa anche allora perché mi stai parlando? Allora è perché mi conosce ed è per questo che mi stai parlando, e quindi okay, in un qualche modo è un non lo so, mi aiuta a essere rilassata, non un'altra persona, non che mi metto uno okay scudo o qualcosa, semplicemente mi fa essere più ok, sa già qualcosa su di me, sono, cioè, già fa tirare un respiro, ok, sì. Io ti dico, sai, a Milano non ci riuscirei a vivere per il mondo del web, perché quando sono stato su i giorni è allora, io devo uscire. Allora, noi siamo stati, dopo i Boscar, siamo stati al MOBA tutte le volte. Io non ho parlato con nessuno, ci credi? Io non sono riuscito a parlare perché era tutto networking. Praticamente era tutto un organizza live, quello, allora, streamer più piccoli che andavano a attaccare quelli. Io stavo lì, mi guardavo e facevo, ma porca puttana, ma c'è stato un bel evento. Siamo stati tranquilli, ma bevemo se una cosa, parliamo di cazzate, poi se ci piacciamo, poi dopo uno si contatta, oh ti ricordi? Abbiamo fatto sta cosa insieme, ma sì, 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 sì. È tutto basato sul... Io mi sono seduto a un paio di tavoli, infatti ho girato, poi alla fine che ho fatto? Sono ritornato dai miei, sono andato, io vado molto d'accordo con Livio Marcone, così mi sono messo con loro seduto, perché io non ce la faccio, ti giuro, io non ci riesco. A Roma... c'è sicuramente questa cosa, ma è molto meno. Cioè noi non siamo così. Quando usciamo non è per fare networking, stiamo tra di noi, usciamo. Sì, a me questa sì, cosa sì, mi ha massacrato, credimi, mi ha massacrato. Secondo me anche perché Roma è più grande, non ci sono dei centri che pullulano di influencer di qualsiasi tipo, o meglio, ovviamente anche a Roma è pieno di gente famosa, popolare, conosciuta, quella, no? Però ho come l'impressione che sia... cioè, o ti dici dove stai andando e ti trovi, oppure non è che ti ritrovi. Mentre a Milano il MOBA, non ne parliamo, cioè se vai lì e vuoi star tranquillo, rilassarti e non pensare al lavoro, ma non ci andare.
cioè non, è proprio un disastro sotto quel punto di vista. Infatti il MOBA sotto questo punto di vista qua per tanti è proprio un meme, perché vai lì, ah facciamo, ah ciao Michelle, facciamo questa collab qui, ah sto organizzando questa live, ah, ho capito, sì, però io sono qua ubriaca come la merda, voglio bermi il mio cazzo di gin tonic, lasciami stare, no? Cioè scrivimi, ne parliamo. Non mi parlate cocktail, io ieri sera ho fatto il barman in un locale dei Salseri. Lasciami perdere, sono distrutto. E com'è andata? Bene? Beh, io perché per arrotondare faccio quello, perché io allora per fare Twitch ho mollato tutto. Tu immagini tutta la mia vita, la mia laurea l'ho buttata nel secchio, ho fatto tutto. Lavoravo in una bella azienda, ho mollato tutto. E quindi però poi ho delle spese, quindi... Certo. Uno corri, è vero, rincorre in sogni è bello, però uno poi ti deve fare il culo. Quindi adesso sto a lavorare, però i Salseri sono un po' particolari. Perché così qua, perché la maggior parte o si sentono super esperti del in discoteca, cioè vai ragazzetto, quello se vuole solo ubriaca. Poi i problemi nascono dopo, quando si embriaca che te sfonda la discoteca. Invece così qua sono tutti sono sommelier dell'alcol, non rendendosi conto che la qualità delle bottiglie è una merda, che non capiscono una mazza, che se gli metti in goccio così più di gin non cambiano, anzi gli rovini il cocktail. Però vabbè, questo è un finirà, io sono sicuro che prima o poi ce la farò nel mio ambito, in qualche modo ce la farò e mi potrò levare da questo. Io non ce la faccio più, credimi, non ce la faccio. Gente che ti tira i soldi, gente che ti certe volte, guarda, vieni proprio umiliato, perché è un mondo particolare. Vabbè, vieni proprio umiliato. Oh, prendimi questo, fammi quello, mettimi così. Ma che sei? Io ho fatto la cameriera, quindi in parte posso tranquillamente capirti. Una persona del locale mi ha detto: ma che sei deficiente, che non è. No, non mi hai spiegato questa cosa. Non sono io che sono un deficiente, è la prima volta che lavoro qui. Se non me lo spieghi, poi dopo. Vabbè, questa è un'altra storia. Andiamo avanti, che sennò. No, sì, guarda, ti giuro, in parte ti capisco. Io facevo la cameriera in un wine bar e arrivava gente un po' scicchettina. Io mi ricorderò sempre questa coppia. Arriva sta tipa strafiga insieme a questo, strapieno di soldi, tutti impettiti, si siedono. Arrivo e chiedo l'ordine, no? Questa mi guarda, guarda lui, non mi parla, non mi ha mai parlato. Mai, non voleva rivolgermi parole in alcun modo. A un certo punto sono andata lì quando lui era a pisciare e quindi ho provato a parlarle. Questa era proprio le facevo cagare, era una cameriera del cazzo, quindi col cazzo che ti parlo, io sono qua con il mio uomo ricco, ma che cazzo vuoi? Allora, quindi sì. Ti racconto questo, guarda, brevemente, non c'entra niente con le 16 persone, io lavoravo in un locale molto grande, di salsa calcola, faceva 5-6 mila persone dentro. Madonna. Una cosa enorme. Abnorme. Ci avevamo 5-6 bar aperti, infatti, con tre barman sopra a bar. Quindi immagina, era grande. Erano le 4 di mattina, ma c'era stato il cambio dell'ora. E quindi erano le 5, quindi abbiamo lavorato un'ora in più. Okay. Per arrivare alle 4, perché sì. Era certa. Allora, questo prende una tendance. Io alle 4 di mattina, noi la versavamo in plastica. Mi esce un, credimi, Michel, guarda, te lo giuro, sulla cosa a me più cara, mi esce così di schiuma. Mi fa, gli faccio, guarda, te la rimbocco. Mi fa, forse ne ha capito, prende 5 euro, la cartoccia mi tira in faccia. Porca troia. Io ho detto, ok, facciamo così, va bene. Ho preso due tenants dal frigo, gliel'ho svuotate davanti. Gli ho detto, adesso te prendi questa, te ne vai e qua non ci vieni più a bere. È stato un macello, perché poi io ho rischiato pure di scattarli, poi diventa un po'... pericoloso. Sì. Ti dico che in quel momento, se avessi potuto, l'istinto mi avrebbe preso, avrei preso tutte le bottiglie che c'avevo nella speed rack, cioè dove si tengono le bottiglie, gliele avrei tirate tutte, credimi, l'avrei steso. Minchia. È stato, guarda, quando mi ha tirato i soldi, perché uno c'ha la discussione, il gesto del pia di sti soldi, poraccio, no? Ma li mortacci, ma io sto a lavorare, ma sì, poi sto a lavorare appena miseria proprio, ma guarda, vabbè. Fan cagare, ma guarda, roba così. Ma, secondo me è proprio la gente che crede che quando vai al bar, al ristorante, chi ti serve tipo il tuo schiavo. Non funziona così. Sto lavorando, mi devi portare rispetto. E anche tutta la questione: il cliente ha sempre ragione. Sta un po' sfociando male anche questa questione qua, perché non è vero. Quindi... Ma poi il cliente c'ha sempre ragione finché non tocca la dignità umana dell'altro e non si manca di rispetto, perché io posso avere tutte le ragioni del mondo, ma se ti manco di rispetto,
allora lì c'è un problema di base, tu puoi avere ragione, ma se poi vieni lì invece con la tua ragione vieni là, mi dai un'accettata, e lì c'è un problema. No, ma vaffanculo, no no, che pazzi di merda. Ma oh, a che ora devi andare tu? Quando devi andare, Michele? No, da nessuna parte, stavo pensando al fatto che se metto nel mio canale il fatto Lost, almeno chi entra vede che sono qua. Grazie Marius per il Prime, grazie mille, grazie bello mio. E vabbè, questo era solo, era un pur parlare un po' no, così sì. È stata una follia, siamo alla follia, siamo alla follia. Allora, le persone condividono aspetta che c'ho l'alert, non si vedeva più niente. Le persone che condividono il tipo di personalità del mediatore sono orgogliosi di questa qualità, e giustamente, ma non tutti comprendono il potere che risiede dietro questi sentimenti, e ciò può portare all'isolamento. Allora, questa provo a parafrasartela un pochino perché è scritta un po' a caso. Questa cosa dell'essere guidati dall'essere puri nell'intento, no? Dal non andare in premi e punizioni, molte volte dalle persone non viene compresa. Perché? Perché c'è sempre questa idea del c'è un qualcosa dietro, no? Oppure deve avere qualcosa in cambio. Sì. Ti chiedo, all'interno del tuo mondo, lascia perdere gli amici più stretti, ma ti succede che magari qualcuno abbia questa difficoltà nel comprendere e nel comprenderti quando ti poni un obiettivo? Cioè, io ho questo obiettivo, non capisce che tu lo fai magari perché vuoi farlo, perché è figo, perché è una cosa che ti senti da dentro, e non lo fai perché solo perché devo raggiungere i numeri. Io prendo Twitch perché è dove lavori. Sì, 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 che sì. C'è qualcosa dietro. Ma guarda, sicuramente sì. Il fatto è che più che altro lo noto quando, che ne so, cioè non è che lo noto, lo penso che magari dico, se sto dando, che ne so, un consiglio genuino a qualcuno, magari quella persona pensa che in realtà c'è dietro qualcosa e tutto, però la verità è, come dicevo prima, non me ne frega un cazzo, nel senso che se io ho piacere, cioè come dice anche la frase, io sono molto felice di essere come sono, anche perché, te l'ho detto, non sono sempre stata così. Ci ho lavorato tantissimo su me stessa per arrivare così, e anche il motivo per cui capisco essere più arrabbiati, più invidiosi, più gelosi, più insicuri, eccetera eccetera, no? Perché io ci ho veramente lavorato tanto tanto tanto, ci ho sofferto tanto, quindi io so di fare le cose in maniera genuina perché le voglio fare, so che se voglio arrivare a un obiettivo in un determinato modo lo voglio fare per me, perché sono così, perché sono felice e basta. Se la persona pensa che c'è un secondo fine, c'è una roba eccetera, non me ne frega un cazzo, perché o mi continuerai a frequentare e capirai che sono così, o non mi frequenterai più, e allora non ha senso star qui a farti capire le mie vere ragioni, i miei veri scopi, le mie vere cose, no? E quindi per me la formula è fregarmene, ma fregarmene veramente, perché sennò non ci vivo, cioè non ci sopravvivo, ci rimango troppo male e non c'ho voglia, e quindi fanculo, basta. Credici? Bene. Non ci credi? Bene, a posto. Ma senti, ma quello di cui stai parlando, perché è come se parlassi di due Michelle ogni volta, no? Una Michelle che era in un modo, Michelle, ma quanto lavoro ti è costato questo cambiamento? Nel senso, questa evoluzione, non cambiamento. Evolvere in questo modo, cominciare a piacerti sotto questo punto di vista, e superare questa cosa della frustrazione, dell'invidia, prima hai parlato della gelosia pure, no? Quanto ti è costata sta roba? Quanto lavoro c'è dietro? Perché uno non si rende conto, ma se una persona vive in una maniera così nervosa, no? Così arrabbiata, pure frustrata, in molto... Come... Quanto deve lavorare e soprattutto quanta pelle metaforicamente deve strapparsi per riuscire poi a uscire da sto guscio che non ti senti tuo, no? Cioè, il fatto è che io non è che ho lavorato nel senso che ho detto ok, non sono una persona che ne so, sta bene sotto questo punto di vista qua, lavoriamo e miglioriamo. Cioè, a me è successo perché soffro tantissimo d'ansia, attacchi di panico e tutto. Okay. E quindi poi sono stata in ospedale anche per questo motivo qua. E quindi è stato un percorso dovuto più che altro a quello. Avevo un sacco di pensieri intrusivi, cattivi, verso me stessa e così. E quindi ho detto, no, basta. Cioè, ora devo capire determinate cose. Quindi l'ho fatto in realtà perché
restavo male io e dovevo capire delle cose io, di me, delle cose magari naturali della testa, magari mi colpevolizzavo tantissimo appunto per questi pensieri intrusivi. Poi appunto anche andando da psicologa e tutto ho scoperto la natura, le robe eccetera, alcune cose sono semplicemente istintive, altre sono solo, no? Si sente che sei andata a fare terapia, perché pensieri intrusivi è un termine psicologico, quindi sicuramente te l'ha detto la terapeuta, vero? Sì, capito, dico, io sono arrivata semplicemente che stavo talmente male, soffrivo talmente tanto che ho fatto questo percorso e inconsciamente questo percorso mi ha cambiata tantissimo, mi ha fatto diventare molto più tranquilla sotto tanti punti di vista e di conseguenza sono diventata meno giudiziosa anche verso gli altri, o meno invidiosa, o meno arrabbiata, meno tutte queste robe qua, perché semplicemente crescendo ho capito, l'invidia è una cazzata, la gelosia anche in fatto, che ne so, amoroso, è una cazzata, ti prosciuga energie e tempo inutile. Arrabbiarsi per ogni cosa, litigare per ogni cosa, spreco di energie inutile, cioè bisogna avere le discussioni in maniera sana con persone giuste, non so come dire, no? Dare il proprio tempo alle cose giuste, eccetera. Quindi mi è costato tanto, ma nel senso che ho sofferto tantissimo prima e allora poi quello mi ha dato un po' la spinta a dire qui c'è da fare un grosso lavoro. Però cioè date un merito pure, perché dici sempre inconsciamente, in realtà consciamente, perché hai preso consapevolezza, sì. Cioè datelo sto merito, sì. Perché sennò è un peccato, è una cosa figa. Dai, c'è coscienza in questa cosa, no? Prendere cognizione di causa, comprendere che c'è qualcosa, non è solo una cosa inconscia, perché cioè, il corpo ti ha mandato dei segnali, perché l'attacco di panico e l'ansia è un segnale. Ma da una parte poi c'è pure un grande lavoro personale, un lavoro di introspezione, un lavoro, cioè devi ragionare sulle cose, quindi insomma è un lavoro difficile. Io poi le persone, io non ho mai sofferto attacchi di panico, ma ne ho visti tanti chiaramente col lavoro che ho fatto, e la gente si rende conto di quanto è faticoso l'attacco di panico e di quanto è distruttivo. L'ansia è una cosa che ti mangia, e infatti molte volte è collegata alla depressione, no? In molti casi. Quindi che un deficiente ha detto che era illusione, però vabbè, questa è un'altra storia. Madonna, no, ma infatti guarda io poi mi sono incazzato come una bestia quando ho visto certo, ma anche perché ad esempio adesso non voglio parlare per tutti, però ad esempio per me ci sono determinate cose che magari o che mi fanno star male o che mi rubano tempo, energie, che magari poi non mi fanno lavorare, quello e l'altro, che dico cazzo Michelle, ma È una roba così semplice e stupida, la fanno tutti. Tu perché ti sei svegliata, che c'hai avuto l'ansia, l'attacco di panico, non riesci più a far niente, vuoi stare solo a letto. E gli altri secondo te come vanno avanti? Cioè, poi magari lo dici che sono stata malissimo, ho avuto un attacco di panico, e in più se passa pure il messaggio, cioè già è difficile almeno per me dirmelo, che è una cosa che effettivamente è debilitante in una giornata, ma se in più passa la cosa che è un'illusione, non esiste, è quello e l'altro, vai avanti, cioè fai lo stesso, ti senti ancora più coglione, capito? Esatto. Quindi sono quelle cose invisibili che però in realtà ci sono, ti ammazzano e sono molto difficili da vedere. Cioè, no, io avrei preferito avere una gamba rotta ogni volta che mi sveglio la mattina, no? Almeno è lì, lo vedi, c'è. E quindi sì, guarda, sì, io ti dico che la cosa è questa, che è proprio questo, le persone che ce la soffrono di ansia, che magari soffrono di depressione, è proprio questo. Se una persona gli dice vabbè, ma che è, ma non c'è niente, vabbè, ma è così, la persona si sente ancora più sbagliata all'interno del mondo, perché dice vedi, io non ho nulla, vedi quanto sono sbagliato, non riesco a stare in questo mondo. È uno degli errori più grandi che si possa fare, dire a una persona in quello stato, in quel momento, come si deve comportare, cioè è bruttissimo, è proprio una cosa brutta. È brutta, quindi capisco perfettamente. Poi l'attacco di panico è una cosa seria, anche perché una volta che ce l'hai, uno deve prendere consapevolezza che devi imparare a conviverci, perché prima o poi potrebbe ritornare, e quindi non è una cosa che non tornerà più, cioè perché le persone si dimenticano che l'ansia è un'emozione secondaria, ma è sempre un'emozione, e quindi ci devi vivere, e quindi una volta che hai aperto quel rubinetto poi puoi solamente imparare a arginarlo e a viverci insieme, prenderlo per mano e fare sto percorso insieme. Però vabbè, questa è un'altra storia. Già. Aspetta, arrivo, Ogni volta che la mia regia su StreamYard è proprio da boomer, quindi guarda, io non ce l'ho una regia su StreamYard, io farei ancora più cagare, quindi non ti preoccupare. Allora, sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo ciò che potremmo essere.
A loro meglio, queste qualità consentono alle persone con il tipo di personalità del mediatore di comunicare con gli altri in modo profondo, parlando facilmente con metafore e parabole, comprendendo e creando simboli atti a condividere le proprie idee. La forza di questo stile di comunicazione intuitiva si presta bene a opere creative e non è una sorpresa che molti famosi mediatori siano poeti, scrittori ed attori. Guarda un po' qui dopo, la casualità, poi analizziamo tutto. Comprendere se stessi e il proprio posto nel mondo è importante. Per le personalità del mediatore, ad esse esplorano queste idee proiettando se stesse nel loro lavoro. Che è un po' quello che abbiamo detto fino adesso, no? Questo scoprire se stessi, trovare un proprio posto nel mondo. Sì. Cioè, infatti mi fa ridere perché mi sento come quando, ovviamente non è la stessa cosa, però mi sento come quando vai lì, leggi il tuo oroscopo e dici sono proprio io. Però mi fa ridere perché sono proprio frasi che mi descrivono, quindi sono proprio queste, quindi wow. Ma senti, ma sta cosa tu hai detto, quindi sei d'accordo con sta cosa del parlare facilmente con metafore e parabole, comprendendo e creando simboli atti a condividere le proprie idee? Ce l'hai sta cosa? Sì. Ma ti chiedo allora, tu prima hai detto di una difficoltà nel comunicare, nel senso in generale posso avere delle difficoltà nel comunicare, magari mi perdo le parole, no? Perché magari pure c'è tanti pensieri che c'hai in testa e quindi te le perdi, ma come si sposa con sta cosa? Perché in realtà, no, di base, e questo sto a fare un po' l'avvocato del diavolo, in realtà. Sì, no, fai benissimo. Di base c'è questa cosa, com'è possibile che poi succeda quest'altra cosa? Può darsi che in realtà la questione sia più di comfort in un ambiente, sentirsi in una zona safe piuttosto che una cosa differente, o c'è qualcosa di diverso? Sicuramente anche questo fa, però la verità è che non si sposa per niente, cioè io ci provo, io provo a sparare la mia metafora, la mia cosa, alle volte mi sento Dio e sono tipo l'ho detto, guarda qua che cazzo ti ho tirato fuori, incredibile. Ma altre volte faccio un pasticcio devastante in cui non si capisce niente e semplicemente alla fine della frase dico vabbè, non si è capito un cazzo, comunque quello che intendo dire, e vado avanti. Come ti ho detto, ho imparato a dire vabbè, affanculo, chi se ne frega, me ne frego, anche perché non è che vado in giro a dispensare consigli al mondo, capita comunque con le persone più strette, anche perché, ripeto, non uscendo spesso di casa, non conoscendo spesso nuova gente, eccetera, non ho nemmeno la possibilità, ma realmente non penso che lo farei, nel senso che, cioè, se devo pensare, l'anno scorso effettivamente l'ho fatto, quando sono uscita, quindi boh, forse lo farei, non lo so, te l'ho detto, non ho abbastanza di questa esperienza sociale. Ma la soffri questa cosa? La soffri questa cosa della non esperienza sociale? Come no, la chiami tu? Beh, in realtà non me ne frega, nel senso che non mi obbligherò a fare una cosa che non mi va di fare solo per capire come mi ci trovo, no? Cioè, perché sarebbe... Io... proprio non mi importa. Cioè, se devo uscire, che mi va di uscire, allora esco. Prima mi obbligavo un pochettino di più. Ora non ho problemi a dire, senti, non mi va. Voglio stare a casa, fare i cazzi miei e basta. Quindi, no, non mi importa. Anche perché ho i miei amichetti e quindi a me piace parlare con le persone, anche perché sennò non farei nemmeno Twitch, però... con i miei amichetti, con loro sono tranquilla e a posto, e a mio agio, forse è per questo che effettivamente non esco di casa con altra gente che non conosco, forse inconsciamente mi blocco, non so. Io oggi sono rompicoglioni, ma e se fosse perché, per esempio, è una sorta di difesa, nel senso, vado, questa cosa del non andarmi, a volte la mente ce lo può fare pure perché diciamo no, non mi va di uscire, quando in realtà magari ci va, però abbiamo paura che possa succedere un qualcosa, no? E se questo sentirsi, cioè, noi ce lo mettiamo, ci indoriamo a volte la pillola, non so se questo è il caso, io chiaramente parlo per supposizioni e per vedere poi la tua risposta, però se per caso fosse invece che magari a te va di uscire quella volta, ma non lo fai e ti culli in questa credenza o in questa coscienza del no, lo faccio perché voglio stare a casa, perché sto più tranquilla, perché
Non potrebbe essere pure che è una forma, ecco, ha imparato, visto la sofferenza pure dell'attacco di panico, delle cose così, a difenderti, a trovarti questa zona felice, così che questo stato d'ansia non vada in up? Potrebbe essere, in realtà proprio non lo so, cioè l'unica cosa che mi viene in mente ora, dato che ad esempio ieri sono andata a una cena più o meno di lavoro, non era una cena di lavoro ma era con dei ragazzi dell'agenzia in cui sono e avevo detto di sì, poi ieri fino alle, dovevo uscire alle 8 e un quarto al massimo di casa, ma proprio fino all'ultimissimo ero lì che proprio... Mi sono proprio obbligata a uscire perché mi sentivo che ero molto ammutolita, non mandava di parlare nemmeno in casa con Matteo, per dire, ero molto silenziosa e quindi proprio non riuscivo a vedermi ieri in una situazione sociale in cui si parla e non mandava di dare l'impressione di essere quella silenziosa che non dice niente, no? Okay. Però poi mi sono obbligata e effettivamente di fatto inizialmente soprattutto non è che ero a disagio, però non sono riuscita a parlare, ho dato anche un po' la colpa al fatto che soffro moltissimo di pressione bassa d'estate, quindi sicuramente questo anche ha fatto, però magari effettivamente pensando appunto al fatto che ieri mi sono obbligata a uscire in una situazione in cui psicologicamente ero giù e di fatto uscire, io speravo che vabbè esci e poi vedrai che parlando con le persone, t'attivi e riesci a essere sul pezzo, e non è successo. Non sono andata in panico, però di fatto mi ha fatto dire non bene. Quindi potrebbe essere che... A me piace sicuramente stare in casa, io amo stare in casa, giocare con Matteo qualche gioco così, guardare una serie, una roba così, quindi sicuramente mi piace. Quindi è peggio perché se poi devo scegliere di mettermi in una situazione in cui non sono a mio agio oppure stare a casa che in più mi piace, cioè la scelta è la risposta è ovvia, è ovvia, esattamente. Sì. Vabbè. Yeah, ho fatto un po' lo stronzo, scusa, no, però... No, fai benissimo. Volevo chiedere, ero curioso perché è interessante in realtà. Allora, ah vabbè, la capacità dei mediatori con il linguaggio non si ferma con la loro lingua madre, anzi sono considerati dotati quando si tratta di apprendere una seconda o terza lingua. Il loro dono nella comunicazione si presta bene anche per il desiderio che hanno di armonia e ciò li aiuta ad andare avanti quando scoprono la propria vocazione. Questo... non so, sei brava nelle lingue? Ma non sono io avevo una compagna di classe che ad esempio faceva veramente cagare, quindi... O che ne so, a inglese non ho mai dovuto studiare, quindi decente. Però l'inglese non è nemmeno una lingua così difficile, quindi diciamo. Allora, questo secondo me è molto interessante sto punto. Ascoltare molte persone ma parlare con poche. Tuttavia, diversamente dai tipi di personalità più sociali, i mediatori concentrano la propria attenzione solo su alcune persone, una sola degna causa. Se diffusi troppo sottilmente, esauriscono la propria energia e possono persino demoralizzarsi ed essere sopraffatti da tutto il male del mondo che non riescono a combattere. Si tratta di uno spettacolo triste per gli amici dei mediatori che dipendono dalla loro rosea prospettiva. Sì. Proprio io. In realtà è molto in linea con quello che hai detto, no? Fino adesso della socialità. Perché tu ti piace essere sociale, ma la mia attenzione è solo su alcune persone. E c'è solo una degna causa. Ed è molto in linea con questa cosa del sono sociale, mi piace parlare, ma la mia attenzione è limitata a qualcuno. Perché io riesco ad ascoltare, ma non riesco a parlarti. Sì. A volte fa impressione, vero? È molto... Sì, infatti è un po' inquietante, però... È vero? Non posso. Allora... se non fanno attenzione, i mediatori possono perdersi nella loro ricerca del bene e trascurare le attività quotidiane che la vita richiede. E i mediatori spesso si perdono in pensieri profondi, godendo della contemplazione ipotetica e filosofica più di ogni altro tipo di personalità. Lasciate a se stesse, le personalità del mediatore potrebbero perdere il contatto, ritirandosi in modalità eremita, e ciò può richiedere agli amici o a un partner una grande energia per riportarle nel mondo reale. Sì, cosa che odio. Io non voglio dire una cosa, e questa è interessante. Tu sei così, però Matteo pure ha fatto il test delle 16 personalità, e Matteo pure è mediatore. Bene, allora io vi chiedo, adesso, questa è una cosa un po'... Voi due, quando vi capita questo momento,
della modalità eremitica. Mm-hmm. Volano le asce o avete imparato a disinnescare, come dice a Perfetti Sconosciuti? Allora, se ci penso, mi sa che la nostra fortuna è stata che nella maggior parte dei casi questa modalità di chiuderci è stata alternata. E poi Matteo è un po' più concreto di me, non so come dire. Lui è un po' più coi piedi a terra. Io sono molto... se entro nei miei loop di tristezza e robe, io sono imprendibile. Quindi se lui pure entra in una modalità in cui è un po' più giù, che si chiude, eccetera, c'è successo durante la quarantena, ma infatti è stato un periodo terrificante. Sì, perché... ok. Sì, no, è stato terribile, cioè veramente lì paradossalmente è stato il periodo in cui mi sono resa conto più di sempre quanto ci amiamo, perché di base a livello di quello che stava accadendo era tutto completamente sbagliato, litigavamo sempre, eravamo sempre tristi, non eravamo motivati né personalmente né professionalmente, eravamo proprio due bombe tristi. E abbiamo continuato ad andare avanti, io sì, e siamo riusciti a uscire da questa roba qua, ma solo perché di fatto l'affetto che ci lega è proprio puro, quindi non l'avremmo mai buttato nel cesso, anche in un momento così. Quindi sì, direi che lì è stata la volta in cui è successo che entrambi eravamo chiusi a cazzi nostri e nessuno dei due riusciva a riportarsi nella realtà, a dire ok, mettiamoci sul pezzo e bla bla. Però anche lì è stata un po' un'escalation, è stato un siamo obbligati a rimanere a casa, rimaniamo a casa, stiamo tutto il tempo al computer, abbiamo iniziato pian piano a non parlare più perché ognuno dei due si chiudeva nella propria bolla, e poi è stata un'escalation infinita. Mentre adesso che ci conosciamo meglio anche sotto questo punto di vista, io conosco meglio lui conosce meglio me, riusciamo a capire qual è il momento dell'altro in cui è giù o chiuso, eccetera eccetera, quindi riusciamo a salvarci così, sicuramente. Ma senti, ti posso fare una domanda che è personale, poi se non mi vuoi rispondere non rispondermi, ma sicuramente tu quando sei entrata sul web ci hai avuto, è una domanda che ho fatto pure a Marra, che in maniera diversa l'ha vissuta, ma è sempre stato calcolato come la ragazza di Marra, era considerato il 3 di quello che si era accodato ai due famosi, no? Che erano Mr. Okay. Flame e Dudubbi, che è molto simile come dinamica, no? Sì. Questa cosa nel tuo anche approccio al web ti ha dato delle difficoltà personali? Perché io penso che una parte, io ti dico come la vivrei io. Sì. Io la vivrei malissimo, perché dico non mi rompete i coglioni, teste di cazzo, ascoltate quello che ho da dirvi, non mi cagate il cazzo. Il fatto che io condivida il letto con Michelle, con Pasqualina, con Giovanna non vuol dire nulla. Certo. È una cosa, cioè, io sono io e sto facendo questa cosa per me. Il fatto che noi due siamo innamorati, che facciamo una cosa, non vuol dire niente. Quindi ti chiedo, certo. E quindi la vivrei molto male questa cosa. Quindi ti chiedo, come è stata difficile superare, perché adesso vedo, perché io seguo, io lurco. Sia te che pure Matteo, perché Matteo, vabbè, non streama quasi, cioè è strano, però per me sì non streama, però io ti lurco e la vedo molto meno questa cosa, però agli inizi quando hai cominciato c'era forse di più, quindi c'è sta cosa, ti ha fatto male per un periodo sta roba? Allora, penso che se fosse stata una cosa che anche dopo 2 anni ok ancora così eccetera, sì, mi avrebbe fatto male, ma l'ho sempre vista come una cosa estremamente normale e naturale, no? Cioè, allora, un conto, se io avessi avuto la mia carriera e poi mi fossi messa con Matteo e la gente avesse iniziato a dirmi ah, grazie a Matteo che sei qui, vabbè, lì avrei detto no, nel senso, che cazzo, io avevo già le mie cose, eccetera, poi lui mi ha dato una roba, beh, anch'io probabilmente avrò dato qualcosa a lui, no? E quindi forse lì mi sarei agitata un po' di più, ma in questo modo no, perché la vedo proprio, è una roba talmente naturale, nel senso, io ho iniziato internet in generale
perché stavo con lui, nel senso che avevo già una base di qualcosa, ero già meno timida ad approcciarmi a un pubblico, eccetera, eccetera. Quindi sotto vari punti di vista è anche grazie a lui che ho iniziato. Poi la cosa che credo che mi abbia fatto stare tranquilla è il fatto che io sono sempre andata per la mia via, nel senso che io ho iniziato su Twitch e avevo un pubblico X, che ne so, 700 spect, ok? Dati da Matteo e Me La Godo. Man mano che sono andata avanti, non avendo fatto continuamente roba con Me La Godo o comunque related a quel mondo là, la gente se n'è andata. E infatti ho fatto... Da qui io ho continuato a fare le mie robette, eccetera, e pian piano poi sono ricresciuta con le mie cose. Quindi anche se, soprattutto su Instagram questo succede, perché ovviamente su Twitch non puoi seguire una persona anche se fossi fidanzata con Justin Bieber. Cioè non avrebbe senso seguirmi solo ed esclusivamente perché sono fidanzata con Justin Bieber. Cazzo, mi guardi 5-6 ore al giorno perché sono una fidanzata? Sei coglione, cazzo, sprechi il tuo tempo se non ti piaccio, no? E quindi su Instagram invece è più facile, perché cioè non è che mi devi seguire nel giorno. Certo. E quindi anche quando mi dicono ah, per me sarai sempre la ragazza di Dread, grazie al cazzo, ma per alcune persone sarò per sempre la ragazza di Dread, ovviamente. Uno, perché è più conosciuto di me; due, perché lo fa da più tempo di me; tre, anche perché se io fossi la persona più famosa dell'universo, ci sarà comunque gente che conosce lui e non segue me, o che comunque ha iniziato a seguirmi molto più tardi, o che mi segue di meno, no? Quindi no, non l'ho mai sofferta, di vero, anche perché sono fiera del mio percorso, penso di avere le mie cose, e quindi no, sono veramente tranquilla. Ma senti, ma per la dinamica di Twitch, sta curva che hai fatto, quanto è stata dura da superare? È stata tosta, mi sa, perché allora, Twitch ti porta, sì, pure se tu non la soffri sta cosa, però te ci porta, te porta, sì, un po', sì, Twitch, sì. La cosa che mi fa ridere, ridere in senso neutrale o buono comunque, degli streamer quando ne parlano lei, sono tipo, ah, a me non me ne frega un cazzo se scendo agli spec, io manco li guardo, c'ho le cose chiude. No, non è vero, perché il numero di spettatori in un qualche modo, secondo me, proprio perché la nostra sfera professionale e personale è leggermente mischiata, ti fa credere di essere tu come persona a non essere interessante, non la cosa che fai, no? Quello che poi... O anche, ad esempio, mo' è agosto, i numeri scendono in una maniera che non ha senso, le sabbie, le cose, eccetera. Anche se lo sai, in un qualche modo nella tua testa ti dici però potrei comunque far di più, bla bla bla. Quindi quella curva sì, sicuramente un po' l'ho sofferta, ma poco, perché comunque era l'inizio, cioè non ci credevo nemmeno in una carriera da streamer, quindi anche perché era la quarantena, le cose, eccetera, quindi non l'ho sofferta quanto potrei soffrire una curva del genere ora, invece, no? Quindi anche lì sì, l'ho sofferta, ma al contempo ho detto vabbè, si fa altro, si ricresce, si risale, si fa. E quindi... Guarda, io invece ti dico che... Allora, io spect e roba non li vedo, non li ho. Non li ho segnati perché quando hai visto certe volte pure non funziona bene Twitch, che te manda magari 200 persone, poi te ne manda 50, poi te ne manda 1000, sì, poi... Quello, e a me lì proprio calava la prestazione, quindi non ce l'ho. Però a fine live le vedo. E ti devo dire che questa costanza nel rimanere... bassamente, allora ti parlo per i numeri di Twitch, bassamente mediocre, nonostante la fatica, nonostante l'impegno, nonostante la roba, perché nonostante tanta gente pure dica ah vabbè, ma non è vero, ma sei bravo perché fai questo, però è difficile da accettare, soprattutto quando poi a un certo punto arrivi, molli tutto per fare una determinata cosa, no? Perché io a un certo punto ho scelto i soldi o qualcosa che mi fa stare bene, perché io mi svegliavo la mattina, credimi, andavo al lavoro così, non gliela facevo più, non ce la facevo. Invece adesso sono morto di fame, e questo... devo andare a fare il barman, però quando accendo la telecamera io sono contento di farlo, mi piace proprio, mi piace. Sì. Però c'è una parte di me, c'è sempre quella vocina all'interno della mia testa che mi dice però vedi non cresci, però vedi succede questo, vabbè però le sabbe, però questa cosa... C'ho sempre sto maledetto... Certo. Io pure quando faccio una collaborazione i numeri me ne frega un cazzo, io te lo dico perché magari mi piace, perché sono interessato da una cosa, perché ho visto, però c'è una parte di me, vedi è venuto Pasqualino, certo, oggi i numeri non sono saliti, vedi, ah vedi, se tu vuoi allora sei proprio, allora
ti viene, ti ci porta proprio. Ci stanno dei momenti in cui tu, io mi strapperei la faccia, dico basta, non voglio sentire, non... fatemi sentire qualcos'altro. Mi succede spesso, nonostante io ci abbia una tranquillità totale su sta roba, perché so già che porto una tanti miei limiti, tanti miei pregi, so che il mio prodotto è di nicchia, conosco un sacco di roba, però porca miseria, fa male uguale, è inutile che uno, chi dice il contrario mente, cioè qua non stiamo per non farci vedere, qui siamo qui per aumentare pure, per farci vedere la gente, se no non staresti, oh vabbè oggi accendo Twitch e vai, speriamo che non mi guarda nessuno, va. Capito? Oh, che bello. Invece... Soprattutto quando ti metti a organizzare le robe fighe, eccetera, che dici, cazzo, che ne so, a questo contenuto ci tengo veramente tanto, mi piacerebbe che lo vedesse tanta gente e tutto, e poi, annaggia. No, sì, ho voglia. Ma infatti penso che sia un po' la maledizione del creator in generale, perché questa cosa dei numeri ce l'hanno tutti i creator, se non addirittura proprio... tutte le persone che fanno intrattenimento, anche il cantante, quanti dischi ha venduto, quanta gente viene al concerto, l'attore, quanta gente ha visto il film, roba eccetera, no? Quindi è proprio una roba che è ovvio che il tuo prodotto deve arrivare a più gente possibile, ma non per una questione di... è proprio per una questione di crescita professionale, come che cazzo ne so, il dentista, che cazzo ne so, si deve migliorare, avere più pazienti, fare robe più fighe, attrezzatura più figa, tu pure stessa identica cosa, no? Esatto, puoi fare dei format diversi, puoi investire, cioè se io c'ho, adesso prima ero arrivato vabbè a 400 ma sono risceso a 390, però se ho 400 sub... Sì. È diverso che se ce n'ho 1200, perché con quelle 1200 posso fare quello, posso mettermi lì, posso fare quell'altro, e questa cosa qui mi cambia proprio la prospettiva. E poi posso fare dei format. Io per esempio ho fatto un format sulla musica, c'era i Mercanti d'Orecchie che suonavano dal vivo Rino Gaetano, mm-hmm. e io ho analizzato i testi, un format, non l'ha cagato nessuno ovviamente, perché la gente veniva per altra roba, però sono sicuro che se uno l'avesse fatto con uno studio diverso, con la band sistemata in un certo... C'hai queste possibilità, quindi la mia fame di crescita non è solo per la fama e la popolarità, non me ne frega nulla, credimi. Certo. È banale. È solo la conseguenza, no? È la conseguenza, cioè, però io so che devo accrescere la mia posizione, la mia visibilità, perché se domani mi chiude Twitch, io devo avere la forza di poter ricominciare da un'altra parte. Certo. Quindi non è solo egocentrismo, una parte dell'egocentrismo c'è, dai, dimosa la verità. Siamo creator, siamo qui. Però è importante. Secondo me, però, è una differenza grande questa. È una differenza quella. Io voglio apparire perché voglio avere tutto, dal voglio crescere perché voglio che succeda qualcosa che mi piace. Voglio continuare ad investire perché, guarda, sembra piccola, ma in realtà è una cosa grande. È enorme. No. Ti stra capisco, perché il mio goal è quello di girare il mondo in IRL senza mai tornare a casa per un anno. Capirai quanti soldi ci vogliono per fare una roba del genere, no? Quindi sì, io mo mi sto cercando gli sponsor per potermene pagare, perché le sub evidentemente... Io comunque basta. Anche che me ne vado via un anno, devo pagare un anno di affitto mentre sono via, quindi... Quindi è una roba che costa veramente tantissimo, quindi sembra che sia lì, oh datemi le sub, pezzi di merda, voglio i vostri soldi. No, è che ho bisogno del budget per fare questo content che a me piace tantissimo, quindi sì, più siamo, più gli sponsor mi possono dar soldi, esatto. Più faccio sub, più ho soldi, più posso farlo, quindi poi è tutta una conseguenza, più sei conosciuto, più fai soldi, più quello, più altro. Però sì, di base è il voler arrivare a un obiettivo. Comunque sai che questa cosa che hai detto dei viaggi mi impressiona, perché chi mi segue da tanto tempo lo sa, uno dei miei obiettivi è quello di arrivare a Tente Sub per fare almeno tutti i weekend delle IRL in altri paesi. Bellissimo. E poi fare, quando off live, fare dei vlog dove poi parliamo, li analizziamo psicologicamente per vedere qual è la differenza culturale, gli arricchimenti e le differenze sostanziali. Quindi era uno dei miei sogni, infatti nella mia wishlist c'è il drone, perché volevo fare pure stare, però una volta bellissimo. Ci credevo di più, adesso un po' meno, perché adesso sto sopravvivendo. Non so, beh, in una fase il travel strana. Costa troppo, costa veramente tanti soldi, quindi mannaggia a noi pezzi di merda che ci piace la cosa più... Io che poi, tipo, una cosa che mi sono sempre detta è, oh grazie a Dio non sono appassionata di motori, perché quello ad esempio è un'altra cosa in cui ci spendi infiniti soldi. Vabbè, sono stronza, mi piace viaggiare, vedere le cose, fare le attività in giro per il mondo, costa uguale, anzi di più forse sotto un certo... no, di più no, però costa un bel po'. No, guarda,
è follia pura, però... Madonna! Però ti dico che io adesso sono in una fase un po' particolare, perché sono in quella fase in cui sto a metà. C'è una parte che dice basta, molla, che cazzo stai a fare, l'altra che dice però da un momento all'altro potresti, quindi devo superare ancora sta cosa per rivedermi. Però adesso lo sto facendo, ho rinnovato tutto sul canale, pure a livello di all'interno, però sto facendo un lavoro, perché io poi sembra una stupidaggine, ma sono arrivato a 32 anni, sembra una cazzata, ma non sei più, è diverso, mo sembra è un discorso un po' da boomer, ma non c'hai quella freschezza che c'hai quando sei più piccolo, quella arrivi a un certo punto che c'hai pure troppe responsabilità, perché io tanta roba, le bollette, la macchina, e quello si rompe, il gatto si rompe una zampa, prendi, porti là, 500 euro per fare una lastra, le metti, è complicatissimo, capito? Vabbè. Comunque alla fine ci siamo persi il test, ma adesso recuperiamo. Questa cosa dei 30 anni mi fa ridere, perché ho tanti amichetti che hanno 30 anni e tutti che sotto o il punto di vista professionale o il punto di vista sentimentale, così, c'è un amico che deve trovare moglie. Oh, quest'anno fa 30 anni, lui deve trovare moglie, sennò è finito. E un altro, c'è 30 anni, muovo lavoro. C'è 30 anni, siete ancora dei bimbi. Poi, tra l'altro, questa fretta è molto relativa, perché io ho questa fretta da quando ho 18 anni, che mi sento che muoio domani, sono troppo grande, quindi non lo so, capi? Ti dico che, guarda, ma a me più che altro, sai qual è? La cosa che mi manca tanto è che sono arrivato a un'età in cui mi piacerebbe avere la mia indipendenza tranquillo. E invece mi devo trovare sempre tirato e non riuscivo quasi a arrivare a fine mese, perché pure non potermi comprare un paio di pantaloni. Cioè non cioè la mia fretta nel riuscire a farcela in qualche modo, ma non farcela, nel riuscire a stare meglio, dipende dal fatto che di porca puttana, veramente io devo sempre stare attento che la spesa, che bollette, che cose, non mi posso comprare un pantalone. Uno non è che dice... ma voglio comprare l'Aston Martin, voglio un pantalone, capito? A me è quello la cosa che mi... voglio farmi un viaggio tranquillo, se vado a cena fuori, incontro, vengono Matteo e Michelle a Roma, andiamo a cena fuori, sì, voglio stare tranquillo che la posso fare quella cena, no? Che di no, perché non lo so, perché io, devo rinunciare, è quella, la cosa che mi ammazza a me è questa, non è i 30 anni, è il fatto che c'ho sta cosa che vabbè. Però l'ho scelto però, io non me lamento, perché è una scelta che ho fatto, ho rinunciato ai soldi per buttarmi in un qualcosa, è normale che servano tempo e fatica, però c'è una parte di me che rosica, è chiaro che rosico, ma è mica... Poi fosse una roba semplice che hai scelto, porco due, cioè i social in generale... Ma poi ho cominciato con Twitch, ma io con Twitch, poi, che è la cosa più... Cioè io porto la cosa di nicchia e ho preso la cosa più di nicchia. Io non ho cominciato con Instagram, non ho cominciato con TikTok. Io ho cominciato con Twitch. Mi sono fissato con Twitch, io voglio, perché mi piace l'interazione, mi piace la struttura. Mi sono fissato. Sì. È un problema questo. Lo sai quanta gente mi dice... Twitch c'è un pubblico principalmente di ragazzi molto giovani, quindi... non solo il tuo argomento è già di nicchia, non solo Twitch è già di nicchia, in più è un posto in cui è come se io facessi make up praticamente, no? Cioè la percentuale di persone interessate al make up su Twitch è proprio bassa a prescindere, perché la gente è molto più interessata a o roba trash generica, drama e roba del genere, oppure videogames e cose più di questo tipo qua, no? Quindi proprio la nicchia della nicchia della nicchia, con il pubblico che ha una percentuale, va proprio la cosa più difficile dell'universo, hai trovato? La più difficile, complimenti no. Infatti. Guarda, no, ti dico, perché la gente mi dice su YouTube i tuoi contenuti sarebbero fruibili, per esempio adesso su TikTok ho aperto il profilo, porto, che ne so, sto analizzando, faccio la psicologia dei personaggi degli anime, dei manga, dei film, oppure faccio... E sta andando veramente bene, cioè sto a fare pure roba sulle 16 personalità, però è una cosa che è arrivata dopo, capito? Piano piano sto evolvendo, però io sono partito da Twitch e comincio... E Twitch è quello che mi leva più ore e più fatica, è proprio m'ammazza, perché tutte le ore... Sì. Io poi leggo tutta la chat, mi metto lì, poi quando porto certa roba non è che posso dire, vabbè, culo! Via, è finito. No, c'è gente che magari mi ha detto, cioè, guarda, mi è morto il cane, sto male. Ok. Sì. Vabbè. Complicato. Finiamo che poi te lascio andare, che sennò te... Ah, tranquillo. Atterro le gomme. No, perché io pure quando tu dici la corroica, ma io quando comincio a parlare...
No, no, io pure, guarda, veramente, infatti stai tranquillissimo. Allora, per fortuna come i fiori in primavera, ti è. Eccoci. L'affetto, la creatività, l'altruismo, l'idealismo del mediatore torneranno sempre, premiando lui e coloro a cui tiene magari, non con logica e utilità, bensì con una visione del mondo che ispira compassione, gentilezza e bellezza ovunque vada. Vabbè, diciamo che t'ha indorato un po' la pillola. Madonna, sì, ma infatti da come le cose sono scritte sembra tipo che sono il paladino della giustizia sul pianeta Terra, in realtà sono solo una stronza depressa che si chiude in casa, però va bene. Vabbè, siamo passati da un eccesso a un altro. Non c'è una via di mezzo, Michelle. Sarai una cazzarola. Il mediatore dovrebbe, cioè, teoricamente, da nome dovrebbe mediare. Porca miseria, Ragazzi, tranquilli, ci sono io qui per voi, se avete oh. bisogno sono una Fai, tu mediatrice. devi essere come il filtro per le sigarette. Il filtro per le sigarette è perché è una cosa che ti fa molto male, ma il filtro te lo fa venire che sembra sia meno male. Esatto, Vedi, esatto. allora. Punto di forza e punto di debolezza, e poi veramente ti lascio. Allora, Tranquillo. l'individuo INFP è guidato da un forte senso di integrità. È un tipo molto intuitivo, specialmente per quanto riguarda fatti e dinamiche che coinvolgono le persone. Queste sue caratteristiche lo rendono perfetto per ricoprire posizioni dove è richiesta oggettività e buon giudizio. Io ho un superpotere. Vai. Non so quanto c'entra con Vai. questa frase, ma me l'ha evocato, quindi forse un po' c'entra. Probabilmente, vai. Io, e questa cosa sembra una cazzata, ma ti giuro, chiedi a Matteo, chiedi ai miei amici, e un Giampiero mi dice: Michel, tu su questa cosa, qualsiasi cosa che mi dirai, per me è oro colato, 100% così. Io riesco a vedere lontano 500 miliardi di chilometri, anche se le due persone non le conosco, se c'è un flirt, se ci sarà una relazione, se scoperanno, io lo so. E secondo me questo è dovuto a, non lo so, secondo me è qualcosa tipo di empatia, qualcosa del genere, ma tutte le cose, ma anche gente che vedo solo sui social. Adesso non posso farti l'esempio specifico perché, Ti perché direi di no, dimmelo però... in privato, però non lo farò, fermerò la mia curiosità, però va No, bene. no, in privato te lo posso dire, non mi va di dirlo così platealmente, però c'erano queste due persone che non conoscevo, ma sapevo perfettamente che cazzo stava succedendo. E quando l'ho detto agli amici miei prima che si sapesse, tutti mi guardavano, ma no, ma Michel, ma ti pare, ma che cazzo dici? Ma tu se vivi, in fantasy vivi? Ed era così, la più forte del mondo. E quindi ho questo superpotere. E forse ha a che fare con quella frase lì del riconoscere che diceva, no? Del riconoscere le cose sociali, che cazzo è? Ma senti poi una cosa, noi non abbiamo trattato sta cosa l'altra volta perché ci ho avuto il flash. Il mediatore a volte ha questa, e tu adesso hai parlato di quest'intuizione, ma sembra quasi orolocomanzia, oracolomanzia, oracolomanzia, nel senso che sembra quasi che riesca a prevedere delle cose che uno dice non è possibile, ma come hai fatto a prevedere questa cosa? E Matteo mi spiegava l'altra volta che lui da mediatore, stessa cosa Mr. Flame, pure che è mediatore, c'hanno questa cosa che sembra quasi un potere magico, no? Tra virgolette, a te succede questa cosa, al di là delle relazioni, ti succede a volte di comprendere, di sapere delle cose, tu dici ma come ha fatto? Non c'ha le basi, non c'ha la conoscenza, però ha visto sta cosa, una sorta di visione tipo medium, ecco. Adesso Ok. la stiamo a mettere molto sulla fantascienza, però insomma, ti succede di Sì, avere sì, questa sì, sì. sorta di superpotere in alcuni casi? Ah, se ci penso adesso non mi viene in mente, mi viene in mente sempre su questioni di affinità tra caratteri più proprio romantiche principalmente. Lì sì, cioè se due persone si guardano so già praticamente che cosa sta accadendo in quel senso lì però, o magari riesco a tensioni, robe del genere, però son più cose che magari conosci. Vedi quelle due persone, sai più o meno che cazzo ne so, quali possono essere le dinamiche sociali e sai se si può creare una tensione, una roba eccetera. Però direi che la mia è proprio molto specifica Ma sta funziona pure roba qua. per te sta cosa, ste intuizioni che c'hai? Nel senso, sai già quando qualcuno ti guarda se c'è qualcosa, perché hai detto che riesci a capire pure sto feeling in generale, o è solamente una cosa che riesci a fare da fuori in terza persona, come tipo un narratore onnisciente, che tu te lo guardi da fuori e sai già che succede, ma
se tu sei all'interno, sei la protagonista della, di una chiacchierata, non so, tu incontri me, io ti guardo, tu sai già se c'è, ci può essere questa cosa che io... chiaramente non può esserci una cosa relazionale perché tu c'hai una relazione, ma riesci a comprendere se qualcuno vuole provare, prova qualcosa di diverso, sta roba così? Ah, se fossi completamente, cioè se fossi oggettiva un minimo, sì. Il fatto che ad esempio su di me, a differenza che sugli altri, mi dico tante cose tipo ma no, ma non può essere, ma figo esempio, che ne so, ma è una persona sposata, ma ti pare che possa succedere una cosa così? Mentre se vedessi probabilmente questa cosa da fuori riuscirei a essere più oggettiva, anche perché io ho questa cosa per cui a me piace essere gentile e educata quando parlo, cioè mi piace far capire all'altra persona che ci sono, non è che mi sta dicendo cazzate, che sono felice di questa interazione, insomma, no? Okay. E quindi penso che delle volte possa essere confuso con qualcos'altro, e a me non me ne frega niente, cioè io continuo a essere gentile, non è che se vedo che tu lo confondi con qualcos'altro allora cambio mood, io continuo a essere gentile perché tanto non ci sto provando cazzi tuoi se ti arriva diverso questo messaggio. Quindi però penso che questa cosa può rendermi non più oggettiva allora sulle intenzioni dell'altra persona, non so come dire, perché inizio ad andare un po' in panico sotto questo punto di vista qua. Quindi no, ma mi è successo una volta che una persona ci stava provando, ti giuro, ma tantissimo, mi ha mandato, io ogni volta che racconto quella storia, ma c'erano così tanti, così tante cose che erano palesi che ci stava provando con me, ma io come una cogliona finché non mi è arrivato così che mi stava per baciare ero tipo ma che cazzo sta succedendo, io non avevo capito niente, ma se quella stessa cosa l'avessi vista da fuori subito l'avrei colta, subito, però su di me no, evidentemente sono stronza. Carina sta cosa pure del metodo sti cazzi che hai trovato, che metti in atto spesso, sta cosa del ormai hai imparato a fare, vabbè, oh, ci devo provare, io non ti ho dato adito, sti cazzi, problema tuo, carino, figo, molto figo. Mi aiuta, questa cosa l'ho trovata a caso sull'ansia, perché mi facevo tanti problemi su delle robe, cioè io prima avevo l'ansia per tutto, ma avevo qualsiasi cosa, e poi ho iniziato ad autovedere delle cose e dirmi, Michelle, perché c'avevo molto tipo socialmente parlando, quindi magari parlavo con qualcuno, ma anche con delle cazzate. Arrivavo la sera prima di dormire e mi venivano gli attacchi di panico perché pensavo, oddio, mi sono sembrata scema, oddio, non ho capito bene quella cosa che ha detto, bla bla. E quindi mi veniva l'angoscia proprio. E lì ho iniziato a dirmi, Michelle, porco due, ma sti cazzi proprio, dormi e non cacar cazzo. Beh. E da lì però mi sono resa conto che in realtà è una cosa che puoi applicare a un sacco di cose. Poi magari esagero, però mi para il culo almeno nell'ansia, quindi sono tranquilla. Devo dire l'accento con cui hai detto dormi e non cagar cazzo, posso capire da dove ti è venuto fuori. Insomma, non mi sembra proprio un accento tuo, però va bene. No, per niente. Matteo proprio. Questo sì, è proprio... dormi e non cagar cazzo mi sembra proprio, è inerente, diciamo... Quasi come se me l'avesse detto lui un sacco di volte, sembra quasi. Sembra quasi. Sì, sì, sì. Allora... la debolezza, non hanno una mente logica e possono apparire meno intelligenti di quanto siano in realtà. Questo perché ragionano in termini giusto o sbagliato piuttosto che vero falso, che va preso con le pinze perché qua è molto estremo il concetto, però che ne pensi di sta roba? Questa frase adesso tu me la copi, me la incolli e me la passi perché la devo passare a Luca. Perché io ti giuro... te la mando. Io ti guarda, giuro. Aspetta. Grazie. Te la mando subito su Instagram, guarda, te la mando subito. Grazie mille, perché ti racconto questa cosa qua. Quelle storie che ho fatto, di cui hai parlato all'inizio, mi è capitato con queste due persone che mi dicevano appunto... Ci sono i direct su Instagram web? Su Instagram web? Mi sa di no. Aspetta, guarda, te la mando qua. No, ci sono, c'è. Chat privata, te la mando qui, guarda. Guarda. Grazie. Io ci sono rimasta molto male su questa cosa qua, e perché ho questa cosa che appunto sono dislessica
e generalmente a scuola sono sempre stata mediocre, no? E quindi spesso mi succedeva la cosa, sei stupida, quindi forse un po' mi è rimasto qua. E mi è successo due volte in due cazzo di settimane che due persone che diciamo, Michelle, ti voglio un bene dell'anima, voglio star sempre con te, bla bla, siamo amici, le cose eccetera, e poi scopro che alle spalle mi dicono che sono stupida. Due volte, tanto che mi sono detta, ma porca troia, ma io non mi sento stupida, io non credo di essere stupida, che è un pregiudizio, una roba eccetera. E poi ho iniziato a riflettere sul fatto che forse alle volte il fatto che sono molto tranquilla sotto cose per cui magari altra gente si agita o che cazzo ne so, che per me è tipo vabbè, cioè sti cazzi, potrebbe forse farmi sembrare stupida, cioè mi può forse far sembrare che non capisco l'argomento, no? In realtà lo capisco, solo che non mi importa agitarmi o sprecare tempo su quella cosa lì, e quindi dico vabbè, va bene così. E quindi questa frase appena l'hai detto, ho detto forse è vero, forse in realtà è qualcosa, appunto rifletto sul giusto o sbagliato più che in vero o falso, può essere, o forse sono stupida veramente, non lo so, ma non lo sapremo mai. Beh, non direi, da prima a tutto non mi sembra, però vabbè, la cosa che ti dico è, però qua c'è la spiegazione poi sotto, dice gli inf vivono in un mondo di possibilità, no scusami, come conseguenza, scusami, volevo leggere quella sopra, perdona, mi sono andato avanti, non avrà problemi a prendere una decisione assolutamente logica se la decisione eticamente, quindi per te è giusta, quindi questa cosa, ecco perché vero o falso, se eticamente questa cosa è giusta ti può far uscire da quel loop che poi ti fa comprendere un qualcosa, è una decisione che tu prendi per te, come hai detto bene, vedi questa cosa dello sti cazzi, io prendo questa decisione, sti cazzi se tu la percepisci male, capito? Sì, in questo senso, non so se mi sono spiegato. Sì. Come conseguenza della loro addirittura morale, gli inf possono facilmente sentirsi offesi dal comportamento degli altri. Sono spesso permalosi. No, non mi sento permalosa. Però può essere che, ad esempio, questa cosa dello scema, ne ho parlato anche con la mia psicologa, e mi ha detto che può essere che io... Cioè non è che sono permalosa, però magari prendo quella roba subito un po' peggio di come magari è realmente. Lei mi ha detto, magari in questa situazione qua quella persona intendeva scema, ma nel senso tipo, vabbè, che scema, non scema, stupida, in quel senso lì, no? Quindi può essere che io magari alle volte prendo peggio delle cose che in realtà sono più tranquille o dette in altri modi, però vabbè. Non lo esterno, lo tengo mio e ci rimango male io e basta. Diciamo che da quello che di cui hai parlato prima, insomma, se in realtà c'ha molto senso, perché se il tuo bagaglio empirico, le tue esperienze ti hanno portato a gente che ti diceva che eri stupida, cioè avevi difficoltà a leggere per una dislessia, difficoltà magari a prendere dei pensieri e metterli... Ci sta che se ti hanno detto per tutta la vita che sei stupida, c'è un condizionamento, no? Vieni condizionata, cioè hai dei rinforzi continui, quindi ci sta che tu questa cosa la prenda male e che, contrariamente a tante altre cose, tu non riesca a vedere la sfumatura. Perché? Perché ti manca, perché c'è un dolore di base, no? Quando si è come un chirurgo, ci sanno tanti che sono asettici sempre, ma c'è quello lì, che se sotto i ferri ci sta una persona a cuore non fa l'intervento perché te trema la mano, se no normalmente in roba fredda è molto più il migliore del mondo. Questo significa che le esperienze personali, quando c'è la soggettività dentro, ci sta sta cosa. Te devo dire, poi non è sempre piacevole sentirsi di essere stupidi, scemi, stupido. Oh, non mi romper cazzo, vabbè, sono deficiente, quindi levati dalle palle, non mi... Esatto. È quello che penso. Famo che se siamo capiti, va. Già. Allora, gli inf vivono in un mondo di possibilità, pertanto hanno difficoltà a tenere i piedi per terra, ad essere consapevoli di cosa succede intorno a loro. Generalmente hanno una pessima attenzione per i dettagli. In che senso, secondo te, pessima attenzione per i dettagli? Allora, il fatto è questo, secondo me è situazionale. Perché lui dice che quando... gli inf vivono, hanno difficoltà a tenere i piedi per terra perché magari hanno una visione, hanno delle cose, hanno un obiettivo, una cosa così, volano, no?
Sì. Perdono i dettagli delle persone, ma non perché non siano persone attente al dettaglio, sì, o perché il dettaglio non è importante, ma perché è come se si dissociassero, si distaccassero dalla realtà. Questo distaccamento non ti fa essere attento ai dettagli, penso che intenda questo. Okay. Più che altro. Non so, potrebbe essere, sicuramente sono una delle persone più fra le nuvole su questo pianeta, quindi potrebbe tranquillamente essere, non ci ho mai riflettuto, a dire il vero. Mi rendo conto che spesso sono persa nella mia testa, quindi completamente d'accordo sulla cosa di tenere i piedi per terra e completamente d'accordo nel non capire le cose che mi succedono intorno. E questo da anni, ma anche quando ero proprio più piccola. Vedi, però è conseguenziale, vedi? Sì, è chiaro, sì. Se tu sei in una situazione, stai volando, non sì, riesci a... te perdi il dettaglio per forza, perché una persona invece certo, che sta lì sul pezzo, in quel momento, che sta proprio con la testa, se lo vede, vedi, purtroppo qui sono traduzioni, quindi è molto estremo, però... Beh, sì, certo. In realtà c'ha delle sfumature. Sì. Allora, Michelle, io... ti ringrazio veramente di cuore per essere stata qui. A te. Spero che tu sia stata bene e che l'argomento non sia stato troppo pesante. E no, no, no. Ti dico, guarda, sono passati tanti mesi, ma ne è valsa la pena. Ma infatti, scusami, mi dispiace mega tanto, ma anche perché io sapevo che sarebbe stata una cosa che mi sarebbe piaciuta fare. Anche perché, tra l'altro, quando ti dissi sì, ero... ancora non andavo dalla psicologa, quindi ero ancora più curiosa di sapere che cazzo ci sta nella mia testa, no? A maggior ragione. Quindi sono proprio io che mi perdo le cose, allora, e vado. Io adesso ti faccio una confessione, io ti ho invitato solamente perché quando abbiamo finito la live con Matteo, Matteo mi fa, guarda che a Michelle, perché io, come ti ho detto, adesso meno, però quando ti invitai avevo quasi paura a chiedere agli altri, dico, cazzo, questi... mo pensano che io li invito perché voglio, famo. Allora, c'avevo paura. Invece Matteo mi ha detto, guarda, fallo, perché è molto interessante, secondo me è molto figo. Poi lei è alla ricerca di questa cosa del farsi delle domande, quindi fallo. E quindi te lo chiesi. Però evidentemente, Michelle, secondo me le cose non accadono mai per caso. Secondo me probabilmente se l'avessi fatta nel periodo in cui non andavi dalla psicologa, ti avrebbe messo più confusione di quello che era, perché... ti saresti fatta delle domande a go go, quindi secondo me c'è sempre una ragione, e la ragione sicuramente è questa, perché se hai fatto un percorso, una cosa così, è meglio così, perché adesso riesci a filtrare meglio certe parole, magari alcune sì, sarebbero radicate più di altre, magari non ne avevi bisogno, quindi bene così. Io sono contento che siamo riusciti. Madonna, veramente anch'io non ci speravo, ti giuro una certa, ho detto vabbè, non succederà. E c'è un'altra persona che sta facendo come te, è Panetti. Sì. Tu devi sapere Panetti. Simo però è veramente irrecuperabile, no, lo prendi per tempo. Ma ha lasciato il numero di telefono. Ci siamo scritti, ma ha scritto domani ci sono. No. Infatti ho detto vabbè, non gli scrivo più, dai, sennò sembra m'accollo, gli sto rompi i coglioni. Questo sta a fare i concerti, pure arrivo io, gli dico vieni, va bene così, dai. Simo è così, anche se non ha un cazzo di niente da fare. Però è vero, ho visto anch'io che è super impegnato, però secondo me con lui è veramente interessante, perché secondo me, cioè lui è molto particolare. È fighissimo per quello, perché io per esempio lui, poi mi ha detto che ha fatto una live al Cerbero dove abbiamo analizzato il suo sfogo, la sua cosa, lui se l'è guardata, perché Davide Marra prima di fare la live gli ha chiesto il permesso, dice guarda, siccome è una cosa intima. E lui, ma abbiamo chiacchierato, pensa, fuori al concerto in Enello Taver. Cioè, mentre partiva, io sono Happy, solo se Pippo. Bellissimo, discorsi filosofici nel frattempo. Esatto. E quindi, no, ma la cosa pure che mi fa ridere, io ho visto il giorno prima Enello Taver, il giorno dopo sono andato in mezzo alla natura a vedere Inaudi che suonava al piano, pianoforte. Wow. Bellissimo, però fa ridere, un bravo magia, io venivo da tutta sta cosa, vedevo Bambi, adesso la Bamba, il giorno dopo sono andato in mezzo alla natura, tutti in silenzio, piripipipi con lo piano. Bellissimo. No, comunque no. Prima o poi, guarda, ti auguro tutta la fortuna di questo mondo, se riesci a farlo me lo guarderò di sicuro, perché secondo me è molto interessante. Allora sai che faccio, poi io rompo i coglioni, guarda, gli dico, mi ha detto Michelle che sarebbe interessante, te rompo il cazzo, vaffanculo. Sì. Tanto, non credo che sia una persona che crede che si accolla la gente, anche perché penso chi ghosta così tanto e sparisce
anche me, sa bene che in realtà il problema è suo e io ripeto, almeno per me, a me fa piacere che la gente insista su queste robe, mm-hmm. perché proprio genuinamente me ne dimentico, mm-hmm. e quindi mi dispiacerebbe non fare una determinata cosa, soprattutto che voglio fare, perché me ne sono dimenticata. È una cazzata perché non sei un bimbo, la gente non deve starti dietro, ma a me almeno fa piacere, quindi provaci. Dai, vale, ci proviamo, vediamo. No, però mi fa ridere perché mi era successa, perché poi mi è successo in concomitanza, perché lui mi ha detto così, tu mi avevi detto così e poi non mi ha risposto nessuno dei due. Quindi ho detto, no, non è possibile. Dio, porco, dici, dico, ma merda. Ho detto, sti maledetti streamer. No, ho detto, vabbè, magari dai, c'è qualcosa che c'ho io. Arrivo a un certo punto della conversazione che rovino tutto, non lo so. Però, vabbè. No. Comunque, veramente, grazie di cuore. La chiacchierata è stata fighissima, mi è piaciuto un sacco. Anche a me. Guarda, quindi grazie di cuore. Allora io, quando vai in live adesso tu? Fra poco? Mangio pranzo e sì, andrò, secondo me alle 5 in realtà, quindi. Va bene. Allora io veramente ti ringrazio di cuore, Michelle. Spero che non sia una tantum, ma una cosa che durerà nel tempo, come dico sempre per le sub. Spero che ci rivedremo, che richiacchiereremo prima o poi. Ti auguro una buon pranzo a questo punto. Grazie. Ah, tra l'altro noi scendiamo a Roma tra poco. Senti, stavolta se non si vede, se andava bene una cosa, mi arrabbio, perché sono venuto a Milano. Ci avevate da fare. Sono venuto a Milano, siete venuti a Tivoli. Io poi ho la famiglia a Tivoli. Sai, la mia famiglia vive a Tivoli. Ah. Quindi pensa. Ma sì, ma ci vede al sicuro. Tanto poi il 14, 15 e 16 manco lavoriamo, non streamiamo niente, super pause, così ci vediamo, cioè, voglia. Vabbè, sarà un piacere sapere come vi contatterò, però perché tra tutti e due. Cioè, capito? No, scrivi nel dubbio, tu scrivi entrambi. No, sai che faccio? Sai che cosa faccio? A Matteo io mando un post di cronache di spogliatoio. Bravo. Così capisci. Che funziona. E a te, non lo so, mo ci penso, ripensa la chiacchierata, te mando un simbolo, qualcosa e tu capirai. Sì, io comunque ti do il mio numero così non farti neanche problemi proprio a chiamare senza problemi, vabbè, veramente. Vabbè, così ma quando passate, dai, io te lo scrivo, mo te lo scrivo, però, insomma, mi farebbe piacere, dai. Cioè, mangiamo un'altra torta un giapponese. Yes. Godo, va bene. Però andiamo uno meglio. Quello però era buono, eh? Era bene, mandiamo uno ancora più buono, fidati. Godo. Fidati. Godo, non vedo l'ora. Va bene. Grazie Michelle, ciao, grazie di cuore per la chiacchierata, grazie. Grazie a te. Ciao, saluta pure Matte, ciao. Ciao, chat. Ciao. Allora, aspettate che adesso scomparirò per un secondo e vedrete, vi metto la intro. Siete pronti? Aspettate, vi metto la intro mentre faccio partire la cosa, via. Tornato. Ma risparmio, che è una rottura dei coglioni, sono tutte le volte. Ma che bella chiacchierata che abbiamo fatto. Grazie a tutti, veramente. Oh, stiamo pure a 50 sub su 300 per l'insonorizzazione. Grazie. Oh, grazie a tutti per il supporto, davvero, mi dispiace solo che, porca puttana, non c'è stato manco il gusto de godesse le 400 sub che siamo riscesi. Ma che cazzo? A Twitch! E vaffanculo! Manca la soddisfazione! Comunque, veramente una chiacchierata bellissima. Veramente figo. Vabbè, ma lo sapevo. Matteo e Michelle, io l'avevo conosciuto dal vivo. Ci ho avuto la fortuna di conoscerli prima dal vivo. Sono fighi. E poi, vedendo pure queste cose che dicono, sono fighi pure insieme. Vederli insieme è una figata. Però vabbè, a voi è piaciuta la live, ragazzi? Scusate se non vi ho letto, scusate se ho scammato i follow, grazie a tutte le persone che hanno followato, non è mia abitudine, perdonatemi, ma qui purtroppo non volevo perdere il flusso della chiacchierata, perdonatemi tanto, non è da me. Bravissima Michelle, è vero. Ciao Ale, ciao. Sono contento vi sia piaciuta, sono contento. Veramente perdonatemi se è mancata un po' l'interazione tra me e voi, ma cioè, non c'ha senso che c'ho una persona che sto intervistando, con cui facciamo una chiacchierata, dove ci perdiamo, quindi scusatemi tanto. Vabbè, è figo, a me sto format mi piace, perché poi
La cosa delle 16 personalità è solamente un trampolino, perché come vedete poi dico pure io roba mia personale, le persone si aprono, secondo me è fighissimo, molto figo. Però amici ed amiche, io penso che ora, allora io ieri ho fatto un bucio di culo come un secchio, vi dico la verità, spero di poter smettere presto di fare il barman, non ce la faccio più. Sono arrivato a un punto di non ritorno. Ieri ho fatto proprio fatica ad arrivare a fine turno, ma non per la fatica del lavoro, ma per tante motivazioni che ci stanno dietro. Quindi spero presto, perché oggi ero distrutto. Infatti la live oggi per me è stata faticosissima, perché sapete io la domenica streamo, se streamo streamo 17-18, questo è il mio orario, ma comincio a essere molto affaticato da sto mondo, comincio a essere affaticato dalla maleducazione altrui, dall'essere trattato come una pezza da piedi, insomma comincia a essere un po' al non poter rispondere perché uno c'ha bisogno, no? Con sta scusa del io ho bisogno di questo devi mandare giù un sacco di roba, e quindi comincio a essere un po' affaticato, quindi spero finisca presto. Però volevo portarvi questa cosa qui. Grazie Ale, aspettate che rimetto gli alert, te lo rimando, aspetta, te lo rimando che non è giusto, non va. Non va. Non ho un bel cuore, te dondo la mia vita, mia bella cicchitita, sentite fai balzare. Grazie Ale per aver regalato la sabba a Ludovica. Mo partirà 18 volte perché non so quante volte ho cliccato, spero parta una sola perché sennò... Ole, lo sapevo. ho fatto un casino, perdonatemi, non volevo. Sono in primo... Mo per 10 volte vedrete AXR Podcast che ha regalato la sabba. Scusate. Che pippa, scusate. Scusate. vabbè. È che vedevo che non funzionava, quindi ho cominciato a fare. vabbè. Perdonatevi, sono un coglione. Porca miseria, che pippa. Vabbè. Aspettate un attimo. Finiamo questo momento. basta. Quante volte ho cliccato? Basta, spero. Ok. Sembra finito. Sto diventando come Bacucco. Basta che dalla carta di credito non addebitano per 10 volte. C'hai ragione. E che facevo? Ma come cazzo è che sto nella mia testa? Dicevo, ma com'è che sto tasto non va? Ho cominciato a cliccare come un disgraziato. Ho premuto sto cazzo de mouse. Quindi vabbè. Detto ciò, veramente, io spero la live vi sia piaciuta. Io stacco, perché indovinate che vado a fare. Grazie Tube per i 30. Aggiorna, grazie. Adesso lo aggiorno. Grazie. Non so perché con le donazioni non sale. Grazie mille, grazie, lo aggiorno. Grazie per i 30 euro, grazie Tube, davvero. E grazie di cuore. E stacco perché vado a registrare 3 TikTok, visto che ieri ne è uscito uno solo, oggi ne facciamo uscire 3. Noi ci vediamo domani, ore 13:30, con la nostra solita live. Io vi saluto e vi ringrazio, vi dico Forza Roma e basso a Lazio, ma, come al solito, vi dedico la canzone per cui ha senso esistere tutto ciò. Perché uno è vero che sta male, è vero che non la trovo, aspetta, cazzo, sono diventato, oggi so più techblin del solito, e allora, diamo un senso a questa scritta, prima è vero che adesso non voglio fare più il bar, ma le cose così, grazie per il follow, Akiha, però veramente, ormai da quando streamo io mi sento meglio, guadagno di meno, ma veramente non piove più. Quindi grazie a tutte le persone che veramente giornalmente supportano, ma non parlo del supporto solamente economico, che è importante, come abbiamo detto prima, come abbiamo parlato pure con Michelle, ma la cosa è proprio il supporto dell'essere qui, dell'esserci nonostante tutto, dell'esserci perché oltre agli argomenti ci sono io, quindi grazie di cuore, grazie per questo, per essere qui, quindi ve la dico questo ritornello e vi auguro una buona domenica. Facciamo su un po' da genere quando mi chiedi di più, poi lo facessi anche tu. Non piove più quando sei te con me qua. Non piove più quando sei te con me qua. Io non ricordo neanche come.
come è fatto il sole quando scatti e chiudi, oh, e mi mordo le labbra sempre. Ci vediamo domani, ciao belli. Ero stupido, sbatti porti in faccia come niente, crei il vento più gelido di sempre, mentre quello che era cielo adesso è pioggia, in quanto pioggia scende giù. Dici che siamo in due, ma decido sempre io, ognuno per le strade sue, ma mi giro sempre io.